Buongiorno anche a coloro che si sono uniti a noi online. Naturalmente ci sarebbe piaciuto avervi qui, però insomma cercheremo di creare comunque un dialogo anche con voi. Sono molto lieta di accogliere questa giornata di studi come Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Una giornata di studi sui generis che riunisce qui in istituto, posso dirlo, allievi e allieve di Roberto Esposito, specializzandi o specializzati presso, perfezionandi o perfezionati presso la Scuola Normale di Pisa, una scuola normale superiore Scuola Normale di Pisa suona ancora meglio perché così dà più il senso, la Superiore Scuola Normale di Pisa, e ringrazio per questa opportunità che ci darà modo di prendere contatto da vicino con temi e ricerche della giovane generazione di studiosi che sicuramente sono destinate anche a segnare il futuro, diciamo così, della filosofia politica in Italia. Sono ringrosciente di questa opportunità a Roberto Esposito e anche a coloro che qui compaiono come discussant nell'ordine: Laura Cremonesi, Rita Fulco, Alberto Martinengo, che già hanno avuto modo di collaborare con l'Istituto. Questa è un'ulteriore opportunità e l'augurio è duplice: da un lato che coloro che sono giunti in Istituto per la prima volta si trovino bene con noi, che si possa creare un dialogo, e appunto in seconda battuta che questo nostro incontro di oggi possa essere anche foriero di germinativo di iniziative future, di collaborazioni future. Quindi, come dire, veramente con grandissimo piacere che possiamo dare inizio a questi lavori. Il programma prevede per stamattina tre interventi, quindi la presentazione di tre ricerche. Ciascuna delle persone che interverrà dirà il proprio nome, dirà il titolo della propria ricerca e la esporrà per circa 30 minuti. Dedicheremo poi qualche minuto, qualche decina di minuti a una discussione, a domande, a interventi sia da remoto che dalle persone che sono qui presenti. E valuteremo in corso d'opera se fare una pausa dopo la seconda relazione. Vediamo un po' anche i tempi, come andranno. E, rispetto alla locandina che avevamo preparato, mi è stato detto che c'è un cambio nell'ordine degli interventi e quindi io darei la parola alla prima relatrice, Bianca Maria Esposito, ma prima di farlo volevo chiedere al suo omonimo, al professor Roberto Esposito, se vuole dire qualche cosa in apertura. Guarda se gli giri questo microfono. Innanzitutto che non siamo parenti con Bianca Maria per evitare conflitti di interesse. Non siamo parenti con Bianca Maria per evitare conflitti di interesse, anche se gli Esposito siamo in tanti, diciamo. Lei è uno dei migliori degli Esposito che conosco. Secondo luogo voglio ringraziare l'Istituto, la persona di Fiorinda e poi Nello Pete Rossi quando arriverà. Dire che anche io sono molto contento. E anche per me, io spero che questo sia il primo di una serie di conti, iniziative, poi diciamo, ne parleremo un po' più a fondo con Fiorina, con Nello, diciamo, un punto di incrocio, come dire, fisso, stabile, tra un segmento pisano, un segmento napoletano, peraltro qui ci sono
anche alcuni dottorandi di Salerno, molto piacere, insomma, quindi potrebbe essere appunto un piccolo nucleo germinativo che dà dei buoni frutti. Quindi ringrazio ancora. Allora a questo punto diamo la parola a Senz'altro, diamo la Bianca. parola a Bianca Maria Esposito. Allora, grazie mille. Intanto mi assicuro che mi sentiate bene. Sì. Mi sentite? Allora, un saluto a tutti, a quelli che vedo e a quelli che non vedo dalla platea. E mi dispiace di non poter essere personalmente lì per motivi di lavoro. In ogni caso, sono molto grata di questa opportunità e di questa iniziativa di poter discutere, insomma, insieme a voi quelli che sono i risultati della mia ricerca svolta finora per quella che è la mia ricerca di dottorato. Sento un rumore di sottofondo, non so se è qualcun altro col microfono acceso. Lo sentite anche voi? Puoi Non spegnere? credo che sia questo. Ok. Si sente ancora? Allora, No, no. forse era questo. Comunque c'è un'altra persona che ha l'audio che aveva il microfono aperto. Adesso l'ho silenziato. Prego. Ok, perfetto. Grazie mille. Allora, inizierò il mio intervento con una citazione. Che i martiri stiano a dimostrare qualcosa in ordine alla verità di un fatto è tanto poco vero da farmi negare che un martire abbia in genere qualcosa in comune con la verità. Già nel tono in cui un martire getta in faccia al mondo la sua convinzione di verità, si esprime un grado così basso di onestà intellettuale, una tale ottusità per il problema della verità, che non si ha mai bisogno di confutare un martire. Le morti dei martiri, sia detto di passaggio, sono state una grande calamità nella storia, esse sedussero. La conclusione di tutti gli idioti, compresi donne e popolo, che una causa per la quale taluno affronta la morte o che, come quella del primo cristianesimo, genera addirittura bramosia di morte in forma epidemica, abbia un valore, questa conclusione è divenuta una remora enorme all'indagine, allo spirito di indagine e di cautela. I martiri recarono danno alla verità. Così scriveva Nietzsche nel suo Anticristo, ponendo a dire il vero non per primo, come vedremo tra poco, il problema del rapporto tra martirio cristiano e testimonianza della verità. Cosa significa infatti morire per una causa, essere un martire della fede, morire per la testimonianza di una verità rivelata o di un'idea? E come si inserisce soprattutto una tale tematica all'interno del dibattito novecentesco sulla teologia politica? Il proposito del mio intervento di oggi, dal titolo Martirio e sovranità, un dibattito novecentesco, sarà proprio quello di definire meglio la presenza della figura del martire e del problema del martirio nel dibattito ormai noto sulla teologia politica come categoria storico-filosofica in grado di descrivere la nostra modernità politica. In particolare mi riferirò ai testi di alcuni autori come Karl Löwith, Carl Schmitt, Adolf von Harnack, Erik Peterson, ma anche Ernst Kantorowicz e, come vedremo forse in conclusione, Walter Benjamin e Jakob Taubes, i quali si sono dedicati a questo tema a partire dalla constatazione che il martire, dal greco martyr, testimone, transitato poi al latino ecclesiastico non nel suo equivalente semantico testis, ma nella parola di invenzione di Tertulliano, martyr, abbia in quanto testimone della verità un rapporto privilegiato con la trascendenza. Nella mia tesi di dottorato ho infatti voluto rileggere e ricostruire intorno alla figura del martire kierkegaardiano, che come vedremo è una figura centrale nelle analisi di questi diversi autori, quello che è ormai il noto dibattito sulla secolarizzazione e sulla teologia politica come categoria in grado di prescindere o includere di volta in volta la trascendenza nell'immanenza, la divinità nel politico, in breve la teologia nella politica o, come direbbe appunto Esposito, il due nell'uno.
La traccia dalla quale sono partita riguardava proprio l'attenzione posta da Carl Schmitt sulla figura del martire kierkegaardiano all'interno di una delle sue lezioni dedicate a Donoso Cortés tenute durante una conferenza presso l'Università de Madrid del 1944. Riferendosi proprio a Kierkegaard, Schmitt aveva infatti affermato in quell'occasione che egli aveva capito che nell'epoca delle masse chi decide degli eventi storici non sono gli statisti diplomatici e generali, bensì i martiri. Il riferimento era qui a una lettera inviata da Kierkegaard nell'agosto del 1848 a Koldau Posenwing, nella quale egli menziona per l'appunto la figura del martire a proposito degli accadimenti rivoluzionari di quella primavera dei popoli che sconvolse l'assetto dell'Europa del XIX secolo. Schmitt riprende questa citazione dal celebre libro di Karl Löwitz Da Hegel a Nietzsche, il cui tema fondamentale riguarda la trasformazione e il rovesciamento della filosofia hegeliana dello spirito assoluto in marxismo esistenzialismo e che vede proprio in Kierkegaard un autore centrale in questa torsione rivoluzionaria del pensiero. In particolare la figura kierkegaardiana del martire e del testimone della verità a spingere Löwitz a interpretare la filosofia esistenziale del filosofo danese come una fervente critica politica alla società borghese cristiana del suo tempo, anche se incentrata prevalentemente sul rapporto del singolo, ovvero der Einzelne, con la propria interiorità di Innerlichkeit. La pista filologica che ho deciso di seguire è stata quella di rintracciare nel martire kierkegaardiano una figura della singolarità che si oppone al movimento delle masse in rivoluzione. Questo è il nodo centrale per spiegare sia da un punto di vista storico-filologico che teoretico la contemporanea apparizione della tematica del martirio nei testi dei diversi autori sopramenzionati. La mia ipotesi, confermata dalle fonti, era infatti che l'interpretazione più politica degli scritti kierkegaardiani da parte di questi autori dipendesse in particolar modo dalla circolazione nel primo Novecento di alcune traduzioni in tedesco che influenzarono la ricezione politica della tematica del martirio nella Germania degli anni venti da parte di chi, come ad esempio Erik Peterson o lo stesso Schmitt, era legato a riviste come quella cattolica Hochland o a quella austriaca e diretta da Ludwig von Ficca der Brenna. Ma procediamo con ordine, seguendo i tre punti secondo i quali ho deciso di dividere la mia relazione di oggi, trascurando poi necessariamente alcuni degli aspetti più specifici delle ricerche da me condotte sinora. Innanzitutto vorrei definire la figura del martire kierkegaardiano partendo da quelle che sono le traduzioni in tedesco di Kierkegaard per analizzare la ricezione della tematica del martirio in quanto pratica di resistenza passiva e di testimonianza pubblica della verità in autori come Karl Löwitz e come vedremo in maniera più marginale in alcuni testi di Carl Schmitt. In secondo luogo vorrei poi collegare le mie considerazioni di carattere storico-filologico all'elaborazione teologica proposta da Erik Peterson in numerosi suoi scritti, tra cui si distingue il saggio Zeuge der Wahrheit, ovvero in italiano i testimoni della verità, che si interroga proprio sul ruolo pubblico e quindi indirettamente politico, ma si potrebbe dire anche apocalittico politico, che i primi martiri cristiani ebbero nella loro testimonianza di un'opposizione scatologica nei confronti del potere di Roma. Nella terza e ultima parte vedremo poi come tutti questi temi rientrino in qualche modo a margine delle riflessioni di Jakob Taubes sull'escatologia occidentale, in particolare nel suo capitolo dedicato proprio a Marx e Kierkegaard, ma anche nelle lezioni sulla teologia politica cosiddetta negativa di Paolo, che rappresenta, seppur rovesciata, cito da Taubes, una dichiarazione di guerra politica nei confronti dei Cesari. Come vedremo, secondo Taubes, il fenomeno del martirio cristiano è un fenomeno politicamente ambivalente che si colloca tra l'interpretazione del passo di Romani 13
e quello di Apocalisse 13, ovvero tra la disponibilità paolina ad accettare la spada delle autorità costituite e allo stesso tempo la necessità di testimoniare a favore di una logica dualistica del potere che si divide sempre tra Cesare e Dio, tra politico e teologico, tra fede e potere. Vedremo come anche in Taubes riemerga qui la figura del martire kierkegaardiano e che questa contribuisca a trasmettere un'immagine in qualche modo politica del martirio protocristiano, poiché proprio Kierkegaard, riletto a partire dal testo già citato di Löwit, che Taubes fa riferimento quando parla di martirio. Ma affrontiamo dunque prima quello che è il tema centrale o il filo rosso del mio intervento, ovvero il problema della mediazione attraverso alcune traduzioni in tedesco di Kierkegaard della tematica del martirio e della testimonianza pubblica della verità. Come abbiamo già avuto modo di accennare, le traduzioni in tedesco dei testi kierkegaardiani da parte di Theodor Hecker, ma anche di Wilhelm Kütemeyer e Christoph Schrempf, hanno contribuito a trasmettere un'immagine del filosofo danese come vero e proprio critico politico del suo tempo. L'edizione che circolava maggiormente negli anni venti era sicuramente un opuscoletto intitolato Kritik der Gegenwart, ovvero Critica del presente, ma anche testi come Der Augenblick, Angriff auf die Christenheit, in italiano L'ora, atti di accusa al cristianesimo nel regno di Danimarca, il libro su Adler, Der Einzelne und die Kirche, ovvero Il singolo e la Chiesa, e la raccolta curata dai teologi protestanti August Donner e Christoph Schrempf, intitolata Kierkegaards agitatorische Schriften, ovvero gli scritti agitatori di Kierkegaard. Tutti questi testi, i quali presentano un lavoro editoriale sugli scritti kierkegaardiani che non può rimanere inosservato per la sua volontà proprio di selezionare i testi più polemici del filosofo danese, presentando dunque l'immagine di un Kierkegaard che si pone come singolo in opposizione alla chiesa danese a lui contemporanea, presentano una riflessione attualizzata sul problema e sulla figura del Wahrheitszeuge, ovvero il testimone di verità, il quale porta con sé il problema di stabilire con quale autorità ci si possa proclamare testimoni di verità, soprattutto se ci si colloca carismaticamente all'esterno o in opposizione al cristianesimo stabilito. In tale contesto, la figura del martire nella storia del cristianesimo delle origini gioca un ruolo fondamentale per richiamare la cristianità stabilita a quella che era la prima vocazione del cristianesimo, ovvero quella di annunciare il paradosso e lo scandalo della croce come nuova e unica verità rivelata. La persecuzione di tale verità diviene dunque il vero e proprio criterio per rintracciarla e identificarla nel mondo. Ed è in questo contesto teorico che il tema del martirio appare proprio come tema centrale. È lecito ad un uomo, si chiede Kierkegaard, ad esempio, in uno dei suoi due saggi etico-religioso, farsi uccidere per la verità? Con quale autorità si pretenderà di farsi uccidere costringendo un altro uomo, la società intera, a rendersi colpevoli della propria uccisione? Non posso qui dilungarmi sul rilievo che assumono, ad esempio, le due figure di Socrate e Cristo nella riflessione kierkegaardiana e che riguarda proprio questa opposizione dell'esistenza isolata di fronte a tutto quanto rappresenti invece il mondo della generalità, ma anche della polis. Ci basti sottolineare come questo tema, quello della centralità dell'uomo in quanto individuo religioso, del singolo nella sua opposizione decisiva alla massa e alla folla, sia stato recepito da Löwit in maniera mediata anche da Schmitt e da Taubes, entrambi lettori di Löwit, in una chiave che lega il tema del martirio individuale a quello della testimonianza della verità, che si oppone al movimento della dialettica e della storia. Come scrive Carl Löwit, Kierkegaard fu innanzitutto un critico del divenire del tempo e della storia. Il suo out-out nei confronti del cristianesimo fu al tempo stesso determinato da una critica dei movimenti politico-sociali del 48. Citando uno scritto sul singolo del 47, Kierkegaard aveva affermato: «In questi tempi tutto è politico».
Ed è a partire proprio da questa constatazione che Löwit afferma che la differente risposta che gli diede alle rivendicazioni politiche dell'epoca era proprio un ritorno a qualcosa di stabile, a qualcosa che rinfiasse appunto dal tempo all'eterno, dalla dialettica alla verità. In questo contesto, la singolarità di un'esistenza che si decide a favore o contro il cristianesimo storico, a favore o contro la verità, assume una certa rilevanza, soprattutto in riferimento alla sua opposizione nei confronti di una generalità, quella del tiepido mondo del cristianesimo stabilito, in cui il singolo si oppone testimoniando della sua avversità. In questo quadro anti-hegeliano, in cui l'esistenza del singolo è esaltata in quanto è chiamata ad opporsi alla generalità del mondo storico, allo spirito del tempo, in quanto sistema del mondo sussistente, il singolo nel suo rapporto alla verità è sollecitato a vivere eticamente la sua relazione con Dio. La figura esistenziale del martire, una figura controversa, allo stesso tempo potremmo dire rivoluzionaria e reazionaria, attiva e passiva, kenotica ma allo stesso tempo paradossalmente violenta, assume una posizione centrale. Opponendosi infatti come figura singola alla totalità delle masse, della generalità e in breve anche alla necessità di un superamento del mondo sussistente attraverso una nuova sintesi, una nuova rivoluzione marxiana che sfoci nella conversione dell'uomo a un nuovo Gattungswesen, opponendosi dunque alle generazioni che seguono il movimento storico come se si trattasse di una necessità, l'individuo kierkegaardiano a cui appartiene l'azione e la decisione testimonia, secondo Löwit, della sua singolarità anche a costo di perdere la vita. È in questo senso che, rileggendo il testo Das eine was not tut, tradotto in italiano come l'unica cosa necessaria, Löwit afferma che soltanto i martiri potranno, secondo Kierkegaard, governare il mondo. Questi singoli, questi individui religiosi, in grado di rendere attente le masse nei confronti della loro stessa violenza, costringono la folla in rivoluzione ad un arresto. Rendersi in questo modo testimoni della verità, nuovi annunciatori del cristianesimo, significa infatti proprio questo, ovvero sottomettersi con obbedienza e impotenza alla violenza altrui, suscitando nelle masse un movimento contrario a quello della storia. Scrive Löwit: per questa prospettiva di una ricostituzione del cristianesimo ad opera di individui che si fanno uccidere per la verità, Kierkegaard costituisce la contemporanea antitesi della propaganda di Marx per una rivoluzione proletaria mondiale. Fine citazione. In realtà, come vedremo, le cose non stanno proprio così, ovvero nel suo saggio etico-religioso Kierkegaard era arrivato proprio alla conclusione contraria. Ad un uomo non sarebbe affatto lecito farsi uccidere per la verità. Tale atto implicherebbe infatti di dover essere certi del possesso di tale verità ed è proprio per questo che gli unici veri martiri furono, nell'interpretazione di Kierkegaard, quegli apostoli che conobbero Cristo in vita, che dunque conobbero la verità incarnata e apparsa nella storia, testimoniandone in prima persona. In ogni caso, riferendosi al problema del rapporto tra soggettività e verità e alle considerazioni di Kierkegaard sulla comunicazione indiretta, dunque in ultima istanza al problema di non poter comunicare la verità del cristianesimo, ovvero il paradosso cristiano se non indirettamente, poiché questo non rappresenta mai un contenuto di verità o di conoscenza, ma l'oggetto di una rivelazione, Löwit afferma che proprio questa verità non possa che essere comunicata nella forma di una testimonianza di vita. È in questo senso che anche Levinas ha definito in un opuscoletto su Kierkegaard la verità in Kierkegaard una verità perseguitata, non una verità trionfante accessibile al sapere, ma una verità di fede, veramente autentica, poiché riflessa nella condotta di vita di una soggettività etica che si trova in una relazione solitaria sempre a tu per tu con tale verità. L'esasperazione di tale condotta di vita vissuta nel rapporto con Dio uomo e la sua sofferenza
assume appunto le sembianze di un martirio o di un'imitazione di Cristo, come testimoniano i due scritti kierkegaardiani, Esercizio di Cristianesimo e il Vangelo delle Sofferenze. Un'imitazione che si scontra però con il difficile paradosso etico-religioso secondo il quale non è affatto lecito ad un uomo, ad un semplice uomo, farsi uccidere per la verità. È per noi centrale qui chiarire i termini etici, ma se vogliamo anche epistemologici ed esistenziali del discorso kierkegaardiano sulla liceità del martirio, perché sarà proprio Carl Schmitt a citare il breve saggio di Kierkegaard contro i kierkegaardiani a lui contemporanei. Probabilmente si riferiva qui a Erik Peterson, Karl Barth, forse anche a Karl Löwit, affermando che secondo il danese, al contrario di quanto sostenuto da questi, non fosse affatto lecito ad un uomo morire per la verità. Leggo da un appunto del Glossarium di Schmitt del 5 ottobre del 49. Oggi è bello e consolatorio leggere Kierkegaard e contemplare assorti i nostri attuali professori kierkegaardiani, sia teologi sia filosofi. I quaresimalisti attivi nel 45, che si erano avventati su di noi con tanta passione, ci rimproveravano di non esserci fatti uccidere per il diritto e la verità, come sarebbe stato nostro dovere. Ma non mi risulta che al tempo qualcuno di loro abbia citato lo scritto di Kierkegaard intitolato È lecito ad un uomo farsi uccidere per la verità, che esamina invece la questione giungendo al risultato non lo è. Non voglio trattare qui nella sua sostanza questo complesso problema che non è certo facilmente affrontabile, soprattutto in uno Stato moderno, organizzato e ben funzionante. Thomas Hobbes, il grande filosofo dello Stato moderno, ritiene infatti che solo chi predica il martirio e invita gli altri alla resistenza ha l'obbligo di farsi martire. Sul tema del martirio nel Leviatano di Hobbes, ma anche negli Elements e nel Decive, rimando qui ai diversi saggi di Mauro Farnesi Camellono e molto interessanti proprio su questi temi, perché trattano il problema del martirio insieme a quello del tema del metus mortis violente, no? Della paura della morte violenta. Ciò che ci interessa tener fermo fin qui è però l'interesse dimostrato sia da Löwit che da Schmitt nei confronti di questa figura, quella del martire kierkegaardiano, accostata proprio al problema della testimonianza della verità. È possibile, si chiedono entrambi cristianamente, testimoniare una resistenza nei confronti del potere a partire dalla propria pretesa di voler testimoniare la verità? Questo tema centrale in Kierkegaard, soprattutto per quanto riguarda lo scontro pubblico che egli sollecitò nei confronti del vescovo Münster, definito dal suo allievo Martensen testimone della verità, arriva ad una conclusione che si potrebbe dire tutt'altro che politica. Kierkegaard ha infatti esposto la sua concezione della testimonianza cristiana in maniera molto radicale, riconducendola alla marginalità del singolo nella sua esperienza interiore e nel suo rapporto con Dio, la quale implica sempre necessariamente uno stare nel mondo come quei primi apostoli, i quali furono perseguitati e ripudiati per la loro fede. Il cristianesimo è per Kierkegaard essenzialmente sofferenza, una sorta di fuga dal mondo. E fu soprattutto Löwit a sottolineare e mettere in relazione questa filosofia esistenziale di Kierkegaard con gli autori della cosiddetta destra e sinistra hegeliana, da qui la sua interpretazione più politica dei passi kierkegaardiani. Ponendolo al fianco di Bauer, Stirner, Marx e Feuerbach in un rapporto positivo rispetto al modello borghese della cristianità stabilita, ne sprigionò il potenziale critico, restituendoci un'immagine politica di colui che forse dovrebbe essere più propriamente considerato come un filosofo dell'interiorità. La definizione di una soggettività religiosa implica però sempre il rapportarsi dell'individuo con il mondo attraverso un agire etico che avrà delle conseguenze politiche anche indirette. Nell'epoca dell'uguaglianza e delle rivoluzioni, ci dice Löwit, Kierkegaard comprende che dal momento che tutti vogliono essere uguali, è diventato impossibile governare con un'autorità incondizionata.
Scrive Leibniz, in tali momenti il vero e proprio governo del mondo non è più tenuto da ministri mondani, ma da martiri che vincono facendosi uccidere per la verità. Nelle sue lezioni su Donoso Cortés, Carl Schmitt riprende proprio queste parole di Leibniz. La mia ipotesi è che, da un punto di vista più teoretico, il problema del martirio fosse caro a Schmitt, proprio perché già nel suo saggio sul concetto di politico, egli lo aveva affrontato a partire dal problema del raggruppamento amico-nemico. A mio avviso, non credo che finora sia stata data sufficiente attenzione alla presenza del tema del martirio religioso all'interno del saggio schmittiano del 1932. Esso è infatti affrontato in riferimento al problema della competenza statale a disporre della vita e della morte di un uomo, sia per quanto riguarda lo ius belli, ovvero la possibilità da parte dello Stato di disporre della vita degli uomini per uccidere un nemico comune, che il ius vitae acnesis, ovvero la competenza di disporre della vita e della morte di un uomo nella forma di un giudizio penale. Schmitt sembra voler liquidare in un passo per noi molto interessante la questione del martirio religioso, affermando, cito dal concetto di politico, una comunità religiosa, una chiesa, può ottenere dai propri membri che essi muoiano per la loro fede e affrontino il martirio, ma solo in virtù della salvezza della propria anima. Non per la comunità ecclesiale intesa come struttura di potere esistente in questo mondo, altrimenti la Chiesa stessa si trasforma in un'entità politica e le sue guerre e crociate diventano azioni fondate su una decisione relativa al nemico, come tutte le altre guerre. È possibile, secondo Schmitt, insomma, che una comunità religiosa richieda ai suoi fedeli di affrontare il martirio, il Märtyrer Tod, solo però in virtù della propria salvezza spirituale, non per la comunità religiosa intesa come struttura di potere esistente nell'aldilà, im diesseits stehendes Machtgebilde, scrive, altrimenti perderebbe la propria natura e vocazione. La Chiesa si trasformerebbe così in un'entità politica come tutte le altre, le sue guerre in guerre sante e crociate, che riposano in ultima istanza sulla decisione relativa al nemico di Feind Entscheidung, esattamente come tutte le altre guerre. Se è vero che il politico schmittiano, come hanno affermato ad esempio Leo Strauss e Karl Löwith, ha a che fare però innanzitutto con la possibilità di richiedere ai membri di una comunità di essere disposti a morire per essa, il martire assume rispetto ad essa un ruolo centrale. Il tema del martirio religioso, in particolare quello delle origini del cristianesimo, è già presente, notiamolo a margine, nello scritto di Sorel sulla violenza, noto a Schmitt e da lui spesso evocato. Questo viene in qualche modo liquidato nello scritto sul politico, facendolo ricadere o nell'interiorità di chi subisce il martirio per motivi di coscienza e di salvezza personale, o necessariamente nella dimensione conflittuale della formazione politica, il Machtgebilde. Questa liquidazione del problema, di cui abbiamo già letto una tarda testimonianza contro i kierkegaardiani a lui contemporanei, si potrebbe rivolgere anche contro i teologi come Rick Peterson, che avevano spesso fatto riferimento alla figura del martire o del testimone cristiano per spiegare una concezione del potere e del ruolo del cristianesimo nel mondo intrinsecamente dualistica. Come abbiamo visto finora, la figura del martire è da considerarsi nella sua declinazione kierkegaardiana come una figura etica dell'immediatezza e della radicale disintermediazione. Nel suo rapporto diretto con la verità, il martire testimonia dell'irrilevanza di ogni forma politica, poiché sottraendosi e allo stesso tempo sottomettendosi alla violenza delle autorità politiche costituite, ovvero al loro potere coercitivo, egli si rende testimone vivente, o meglio morente, della propria libertà e autonomia rispetto a qualsiasi potere che pretenda di imporsi esteriormente sul suo corpo, sulla sua vita, sulle sue azioni o sulla sua coscienza.
Non serve qui far riferimento alla Eidigung petersoniana della teologia politica schmittiana, sulla quale è già stato scritto e detto molto. Più recentemente, però, gli studi sul tema hanno saputo anche approfondire il problematico rapporto che lega il giurista di Plettenberg al teologo di Amburgo, approfondendone la prospettiva in una direzione che non limita più l'interpretazione dell'interazione tra i due al semplice dibattito sulla possibile liquidazione di una teologia politica cristianamente fondata, ma allarga anche lo sguardo ad altri temi, come appunto quello del comune debito nei confronti della filosofia kierkegaardiana o del dibattito più o meno implicito sul ruolo pubblico e politico del martire. Come ha già affermato Caronello, ma non solo, è tra l'angelologia e la teologia del martirio che si colloca sin dal 35 il confronto petersoniano sulla teologia politica schmittiana. È a partire da questa constatazione, riconosciuta e confermata da diversi studiosi, che vorrei ora affrontare la presenza della tematica del martirio nella teologia di Erik Peterson. Il testo che più ci interessa è proprio Zeuge der Wahrheit, un testo pubblicato nel 37, 2 anni dopo il libro sugli angeli e lo scritto sul monoteismo. Il primo capitolo, intitolato De Ammeatira und die Kirche, cioè il martire e la Chiesa, testimonia dell'attenzione che Peterson diede sempre alla dimensione comunitaria e ecclesiastica del martirio, sia nella sua interpretazione neotestamentaria che storica. Il libro si apre con un'osservazione che dovrebbe far riflettere chiunque si occupi di definire il ruolo politico del martirio in rapporto all'istituzione ecclesiastica. Ovvero, quando si entra in una chiesa o in una basilica, afferma Peterson, raramente guardando l'altare ci si ricorda che esso è stato costruito sulle ossa e le reliquie dei martiri. Questa immagine potente, un'immagine architettonica che rimanda all'esaltazione di Tertulliano delle ossa e dei corpi dei martiri come vere e proprie fondamenta della Chiesa, è forse più nota la metafora del sangue come seme della Chiesa, semen est sanguis Christianorum, scriveva Tertulliano, guida tutta la riflessione di Peterson sul ruolo dei martiri all'interno della Chiesa delle origini. Secondo Peterson, il concetto di martire fa infatti parte della predicazione escatologica del cristianesimo delle origini. In questa prospettiva, esso si lega ad una particolare concezione della temporalità cristiana, come tempo della testimonianza e della scelta a favore della trascendenza, in cui si è deciso sempre se servire o Cesare o il vero imperator, ovvero Cristo. Nelle mie analisi è stato utile a tal proposito rileggere anche il commento petersoniano, per esempio alla lettera ai Filippesi di Paolo, e consultare la sua voce Martirio e Martire redatta per l'Enciclopedia Cattolica, o rileggere appunto il suo saggio giovanile sulla Bedeutungsgeschichte, ovvero la storia del significato, la storia degli effetti del termine parresia, in cui proprio il tema del martirio assume una declinazione molto interessante. A margine vorrei infatti solo nominare, ad esempio, il fatto che tra le numerose fonti storiche citate da Foucault nelle sue ultime lezioni e conferenze sulla parresia antica, vi sia proprio questo saggio giovanile di Peterson. E non è un caso che nel suo ultimo corso al Collège de France, Foucault si riferisca proprio ai martiri cristiani come figure parresiastiche per eccellenza. Ma qui rinvio forse all'articolo di Laura Cremonesi, che apparirà tra poco nel volume Martirio e Testimonianza, curato da Rita Fulco e da me, e che verrà presto pubblicato dalle edizioni della Normale, che comprende anche i contributi di Gaia Anselmo e Francesca Monateri su un tema simile in Cantorovice e Taubes. Ma passiamo dunque, saltando qualche tappa, alla parte finale del mio intervento, che riguarda proprio Jakob Taubes e di cui sentirete parlare. Ok, mancano 5 minuti, quindi passiamo direttamente alla parte finale del mio intervento, che riguarda proprio Jakob Taubes, no? Di cui sentirete parlare ancora oggi.
Come abbiamo già letto e detto, scusate, la figura del martire sembra essere sia nella sua interpretazione kierkegaardiana che in quella più politica, schmittiana, che teologica, petersoniana, una figura paradossale. Il martire manifesta la sua potenza nel seno stesso dell'impotenza, potremmo dire citando Van der Löw. Taubes ne riconosce la paradossalità, richiamando l'attenzione nelle sue lezioni tenute a Heidelberg proprio poco prima di morire nell'87, pubblicate postume con il titolo La teologia politica di San Paolo, sull'ambivalenza teologico-politica dei primi martiri cristiani. In queste lezioni, Taubes dichiara infatti di volersi dedicare all'analisi della lettera ai Romani. Dietro a questa scelta tematica si nasconde ovviamente lo spettro di Schmitt e le domande sorte durante i colloqui avuti con lui a Plettenberg, affrontati a partire dall'attacco partico, lo definisce Taubes, che Peterson inflisse alla teologia politica schmittiana. Tra i vari temi affrontati nelle giornate di studio a Heidelberg, Taubes si confronta non a caso, e questa è la mia ipotesi, con il tema del martirio e della sua ambivalenza teologico-politica tra la lettura di Romani 13 e Apocalisse 13. Taubes fa riferimento sia a Kierkegaard che a Nietzsche, che a Löwit, che a Peterson, analizzando di nuovo il rapporto che potremmo definire performativo, in qualche modo tra martirio e testimonianza della verità, tra il tema della sofferenza e quello del rinvio ad una trascendenza. Già nel suo scritto giovanile dedicato al tema dell'escatologia, Taubes aveva infatti accennato alla figura del martire kierkegaardiano. La tesi di Taubes è che il fenomeno del martirio cristiano sia un fenomeno ambivalente che si colloca per l'appunto tra l'interpretazione di Romani 13, ovvero l'affermazione paolina secondo la quale i cristiani debbano accettare la spada delle autorità costituite, e Apocalisse 13, ovvero l'affermazione giovannea di un cristianesimo che testimonia a favore di una logica dualistica del potere che divide Cristo e i principi di questo mondo, tra politico e teologico, tra fede e potere. Allora, non abbiamo più tempo, però quel che mi resta di osservare e sottolineare è che anche qui riemerga la citazione che Löwit aveva attribuito alla figura del martire kierkegaardiano. Cito da Taubes: il potenziale politico di Kierkegaard è stato a lungo sottovalutato, scrive Taubes. Il primo a sottolinearlo fu proprio Karl Löwit, richiamando l'attenzione sulla frase: non esistono più né sovrani né re ancora in grado di tenere a bada la massa, la marmaglia. Esiste solo l'immagine del martire. Non si tratta forse di un'affermazione politica? La marmaglia del 48 non può più essere tenuta a bada da figure dotate di legittimità, ovvero re, imperatori, generali, ma solo dal martire, perché essa ha rotto ogni argine. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione. Non so se ho già sforato i tempi e niente, rinvio al prossimo intervento. Grazie. Allora, grazie a Bianca Maria Esposito per questa interessante relazione sulla figura del martire, una figura che sembra segnare un duplice scacco, lo scacco della prassi rivoluzionaria condivisa, ma anche lo scacco della teoria. In Platone, l'evocazione dello stile di vita di Socrate, che prefigura il suo martirio, emerge laddove l'argomentazione razionale si trova di fronte a un impasse. Quindi, come dire, è molto interessante questa relazione, anche per quello che non è stato detto e che, diciamo così, può essere sviluppato, in relazione, per esempio, al rapporto molto problematico con la verità. Se tutto quello che è stato detto si specchia sui martiri contemporanei, sui martiri, su coloro che agiscono in quanto sentendosi martiri in nome di diverse ideologie, tutto questo
crea un punto interrogativo grandissimo che probabilmente si può riverberare anche all'indietro sugli autori che con molta lucidità Bianca Maria Esposito ha evocato. Quindi vediamo se ci sono degli interventi e cercheremo di capire come fare da un punto di vista logistico. Ci sono, comincio io sotto. Allora, mi dovresti girare un pochino lì e questa la avviciniamo leggermente lì, così almeno sento va bene. Grazie a Bianca per questo intervento. Beh, visto che hai citato Foucault, comincio subito con una domanda su Foucault. Dunque sì, facevi giustamente riferimento al fatto che Foucault nel suo ultimo corso al Collège de France si soffermi proprio sulla figura del martire. Del martire cristiano, ma prima ancora la cosa interessante è che si sofferma, come diciamo, una sorta di origine anche del martirio cristiano sulla figura del filosofo cinico, che a suo parere può essere intesa come proprio una figura di testimonianza della verità a rischio della propria vita e della propria esistenza. Però quello che ti vorrei chiedere, rispetto alla figura del martire che tu hai delineato oggi attraverso tutti questa discussione che hai ricostruito oggi, la figura del martire cinico delineata da Foucault può essere posta in continuità con questo altro ambito di discussione? Perché la mia domanda deriva da questo. Come tu hai detto, il punto in comune tra tutte queste figure è quello del rapporto privilegiato con la trascendenza. Quindi mi sembra che in queste figure di martire che hai messo in luce oggi sia proprio il rapporto privilegiato con la verità e con la trascendenza, cioè a partire da questo rapporto il martire pone a rischio la vita, pone il suo atto di resistenza nella comunità. Nel caso di Foucault mi sembra che ci sia un percorso inverso, è il fatto stesso di mettere in relazione vita, alterità e rischio a rendere vero la sua parola, cioè la sua parola, in realtà non si tratta di parola, la sua testimonianza di verità. C'è quindi, come dire, un rapporto inverso, da un lato si parte dalla verità e si va verso il rischio, nel caso di Foucault si parte dal rischio e si va verso la verità, che non è una verità trascendente. Ovviamente, c'è una verità che più performativa direi, che si realizza proprio in questa congiunzione tra alterità della vita, rischio e manifestazione. Ecco, quello che ti vorrei chiedere è se in questa figura delineata da Foucault può essere posta in continuità con le altre figure di martire, oppure se questa rottura con la trascendenza la modifica al punto tale da renderla incompatibile, ecco, con queste altre figure di martiri. Andiamo a vedere se ci sono altre. Rispondo subito o... Vediamo se magari raccogliamo qualche domanda, se... Vediamo un attimo se ci sono subito altre domande. Allora, devi trovarti un modo di avvicinarti e farti vedere. Ecco, mettiti un attimo vicino, per esempio, all'altro. Sono Dante Valitutti, studio filosofia del diritto a Salerno. Allora, la questione in relazione al rapporto tra Carl Schmitt e il tema del martirio. Mi verrebbe da chiederle... Il martirio come figura dell'impolitico, cioè noi sappiamo che per Carl Schmitt, il politico in realtà non è un'essenza ma un criterio e si lega appunto a un grado di associazione o dissociazione tra un gruppo di individui per realizzare un determinato fine, no? Cioè, il contenuto di questo fine può essere religioso, come può essere economico, come può essere politico, come può essere di qualsiasi altro tipo. Ora, dato che lei ha sottolineato come la questione del martirio è una questione in realtà eminentemente personale, legata appunto alla salvezza personale del martire, mi verrebbe da dire, data anche la presenza del professor Esposito, se il martirio da questo punto di vista, proprio da un punto di vista dell'analisi filosofico-politica, in realtà più che figura del politico, è una figura dell'impolitico.
Grazie. Altre questioni? Benissimo, allora diamo la parola a Bianca Maria Esposito. Prego. Allora, parto da Laura ovviamente, grazie per la questione. Allora, su Foucault chiaramente tu sei più esperta di me, anzi appunto rinviavo l'articolo interessantissimo che uscirà proprio sulla figura del filosofo cinico in qualche modo e sul tema della parresia. Quello che mi interessa rivelare, diciamo, è che nelle lezioni di Foucault una traccia, diciamo, un pochino nascosta sia proprio il saggio di Peterson sulla Bedeutungsgeschichte von Parresia. Ovviamente Peterson, da teologo cristiano, legge in qualche modo da un lato in continuità, dall'altro in discontinuità, il fenomeno della parresia antica, cioè io sento sempre un rumore ancora di sottofondo, voi lo sentite? Ok, ora è meglio. Ok, no, dicevo, quindi... Prego. Sì. No, mi interessava rilevare, diciamo, come il saggio giovanile di Peterson fosse stato letto dallo stesso Foucault. Da un lato viene citato come riferimento esplicito, dall'altro però anche come traccia secondo la quale lui stesso tiene per esempio la sua famosa conferenza a Berkeley, perché lì i passi con i quali in qualche modo genealogicamente si ricostruisce diciamo la figura del parresiasta passano proprio dall'antichità al cristianesimo, come lo stesso Peterson aveva tentato di fare nel suo saggio giovanile, no? Quindi c'è proprio questa volontà di geneticamente individuare la figura del parresiasta prima nell'antichità, facendo riferimento anche al cinismo, cioè Peterson ne è ben consapevole, per arrivare poi a parlare dei martiri cristiani. Ovviamente Peterson, avendo una prospettiva teologica, diciamo che lega il discorso poi del cristianesimo antico all'evento rivelativo per eccellenza del Vangelo cristiano, per cui alla fine non è più possibile per un martire cristiano esercitare la parresia soltanto come testimonianza di vita, prescindendo dalla verità che è la vita poi di Cristo, d'accordo? Quindi il tema della testimonianza della verità si lega a quello della rivelazione teologica, di un contenuto di verità, che però è anche imitazione di una vita che in qualche modo è stata destinata essa stessa al martirio, ovvero quella di Cristo. D'accordo? Non so se mi sono spiegata. Quindi c'è una relazione rispetto ad una verità esterna, chiamiamola così, che il martire cristiano deve assumere assolutamente. Questa, diciamo, continuità tra mondo antico e cristianesimo però è importante anche per quanto riguarda tutti gli studi più recenti sulla storia, il fenomeno storico del martirio. Perché? Perché fondamentalmente si è osservato come la pratica di resistenza di fronte alle autorità romane dei primi martiri cristiani, di cui possediamo appunto alcune registrazioni negli Atti dei Martiri, in realtà seguissero degli schemi retorici molto simili a quelli del mondo romano, d'accordo? Quindi io sempre sento un rumore, però sarà forse il mio microfono, mi dispiace. In ogni caso c'è una forte continuità nella forma, potremmo affermarlo così, un po' meno nel contenuto, nel senso che poi i primi martiri cristiani si fanno uccidere per la propria affermazione di fede, quindi rinviando sempre a una verità come contenuto di verità. Non so se mi spiego. Quindi ecco, su Foucault nello specifico non riesco a essere più precisa di così, però mi interessava il fatto che lui facesse riferimento proprio a questo scritto giovanile di Peterson, che già traccia una continuità storica tra l'uno e l'altro fenomeno, diciamo. Contro per esempio la storiografia più affermata all'epoca,
sto parlando di Peterson, perché le tesi più, diciamo, accreditate dell'epoca erano quelle di Adolf von Harnack, che invece leggevano proprio il martirio cristiano come un fenomeno del tutto originale rispetto al mondo antico, d'accordo? E invece per quanto riguarda la seconda domanda, non mi ricordo come si chiama il ragazzo, non ho sentito bene. Dante vale tutti. Ok, allora nel rapporto tra Schmitt e Peterson, diciamo che la questione del politico, cioè l'apparizione del tema del martirio nel saggio sul politico, è stata quella meno considerata, diciamo, perché le ricerche ovviamente hanno più fatto riferimento a questo scambio più, diciamo, più diretto tra Schmitt e Peterson in seguito al saggio Zeuge der Wahrheit, che è appunto del 37 e che è successivo alla pubblicazione del saggio sul politico. A me quello che mi interessava era il modo in cui, in qualche modo, da un punto di vista più teoretico, filosofico, Schmitt tratta il tema del martirio religioso. Cioè, lo vede come quasi un fenomeno paradossale da dover legare, da un lato, o alla dimensione privata dell'individuo che in coscienza e per salvare la propria anima, diciamolo proprio in termini pratici, si dà alla morte, diciamo così, di fronte a un'autorità come quella politico-statuale che per esempio gli impone una fede diversa dalla sua, eccetera. Dall'altro lo fa ricadere, nel caso in cui una chiesa pretendesse dai propri fedeli che si consegnassero al martirio, nella questione, proprio nel tema della distinzione o della dicotomia amico-nemico, no? Il problema della Feindentscheidung. Il martirio come impolitico è una interpretazione interessante, però a me interessa più che altro rilevare l'ambivalenza quasi fenomenologica alla quale è consegnata al martirio, perché il martirio da un lato è un atto di resistenza, di testimonianza pubblica di una resistenza nei confronti del potere, dall'altro è una resistenza di tipo non violento, d'accordo, in cui si accetta la violenza, chiamiamola, del nemico, d'accordo? Si accetta di sottostare al principe di questo mondo perché si testimonia di una potenza che verrà. Quindi è scatologicamente connotato, lo possiamo definire in politico? Cioè, qui rimando davvero veramente alle riflessioni forse il più accurate di Esposito sull'impolitico. Secondo me si trova sulla soglia tra il politico e l'impolitico, chiamiamolo così, perché non è una questione, non è un fatto né totalmente privato né totalmente politico nel senso appunto schmittiano del termine. Una cosa interessante è che appunto già Sorel nei suoi scritti sulla violenza facesse riferimento alle figure dei protomartiri cristiani per parlare per esempio dello sciopero generale, cioè lui lo vede quasi come strumento rivoluzionario il fatto che in qualche modo alcuni episodi di violenza esercitati dal potere nei confronti di qualcuno che appunto ne subisce appunto la conseguenza della morte rinforzi la causa in quel caso appunto socialista, d'accordo? Questo è un dato secondo me interessante, perché io sono convinta che appunto Schmitt, conoscendo Sorel, voglia rispondere in qualche modo a chi vedeva, diciamo, una possibile analogia tra i primi martiri cristiani che in qualche modo segnarono una discontinuità così radicale, storica, tra ciò che precede il cristianesimo e ciò che venne, e i rivoluzionari che, appellandosi appunto a Sorel o anche alle analisi di Nietzsche, che sono sul cristianesimo, per esempio, vedevano nell'esempio di martiri un esempio politico, diciamo così, da seguire. Okay? Quindi una violenza subita che poi diventa affermazione scatologica, ovvero storica nel futuro, in senso secolarizzato. Non so se mi spiego. Bene, abbiamo una richiesta di intervento da parte di Alberto Martinengo. Sì, grazie. Innanzitutto un saluto a tutti.
Scusatemi se non ho potuto raggiungervi. Farò una domanda davvero breve perché i classici lavori edili ogni tanto entrano nel microfono e spero non lo facciano in questo momento. Sebbene Bianca Maria abbia già un po' risposto alla questione che volevo porre, adesso da ultimo, in effetti mi piaceva riprendere le suggestioni con cui Fiorinda Livigni ha chiuso il tuo intervento, cioè insomma, faceva riferimento non soltanto alla portata filologica e ricostruttiva del tuo lavoro, ma anche alla inevitabile tentazione di utilizzare i tuoi studi come una chiave di lettura. Adesso aggiungo io, non lo ha detto Fiorinda Livigni, una chiave di lettura per il terrorismo. Virgolette religioso degli ultimi 30 anni. Allora, questo è un discorso che spesso ti sei sentita fare a Pisa nel corso di tutta la tua ricerca. Stamattina ci hai dato un saggio che va in un'altra direzione, un saggio appunto molto filologico. Se c'è ancora qualche minuto di tempo, non ho idea di quale sia il timing in istituto, forse i minuti sono pochi, ma insomma, se hai voglia di darci una indicazione su quanto sia appropriato e utile, oppure quanto sia invece inappropriato utilizzare qualcuno dei tuoi strumenti interpretativi per pensare a taluni fenomeni del terrorismo religioso degli ultimi 30 anni. Allora, citando Schmitt, si potrebbe dire che poi alla fine il terrorismo religioso degli ultimi 30 anni ricada necessariamente nel politico, ovvero nella struttura del Machtgebilde, diciamo, riferendosi anche ad uno Stato islamico, il martire terrorista, chiamiamolo martire, diciamo, perché poi le differenze culturali anche tra Islam e cristianesimo sono tali da aver voluto proprio escludere volutamente dalla mia ricerca proprio questa chiave di lettura, perché secondo me porta a dei fraintendimenti di fondo che non rivelano nulla in più rispetto a, diciamo, quello che è il dibattito sul quale mi sono voluta limitare, ovvero quello sulla teologia politica svoltosi appunto tra alcuni autori, in particolare in Germania, in particolare tra due guerre, ricordiamolo, in cui per esempio storici come Kantorowicz, che spesso sono ricorsi alla categoria di teologia politica, per esempio hanno voluto leggere una storia, diciamo, del concetto di martirio partendo dalla non violenza dei primi cristiani e secolarizzando o osservando, diciamo, uno spostamento semantico verso una violenza dei martiri cristiani durante, per esempio, il periodo delle crociate. Lui ne fa un discorso politico che poi rinvia un pochino a quelli che erano i temi contemporanei, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, ovvero quando si inizia a parlare di martiri della patria, no? In maniera molto insistente. Allora si interroga sulla matrice proprio semantica di questo termine. Ora, il mondo cristiano è un mondo che ha una certa storia, no? Anche semantica, dalla quale derivano certi concetti. Che si voglia, diciamo, difendere o meno la teoria della secolarizzazione come una possibilità di leggere uno slittamento semantico dal periodo cristiano all'epoca moderna o meno, comunque noi siamo debitori di un linguaggio, no? Cristiano, con il quale ancora oggi parliamo di politica, parliamo di religione. Quanto sia corretto attribuire questa categoria agli episodi, chiamiamoli così, mediaticamente di martirio islamico contemporanei, su questo sono stati scritti molti interventi in ambito più, diciamo, cattolico-cristiano per proprio cioè, segnare una netta distinzione, cioè. Si è sempre detto da parte cristiana i veri martiri sono i martiri non violenti, fondamentalmente. Il terrorismo islamico è un terrorismo, non è martirio perché non ha nulla a che fare con la non violenza, anzi, sono atti,
di suicidio omicidio sono delle strategie militari applicate anche in contesti di guerra politica e non religiosa, trattiamoli come tali. Allora, io su questo non mi voglio esprimere perché il concetto di martire appunto nell'Islam richiederebbe una trattazione a sé probabilmente per vedere se appunto sia adeguato l'uso di questa categoria in questi contesti. Certamente da un punto di vista sociologico ci si potrebbe interrogare, per esempio come hanno fatto molti riferendosi agli ultimi studi di Bourdieu oppure le sue analisi sul suicidio, se ci sia una motivazione maggiore, ecco, chiamiamola sociale ma anche culturale e religiosa, dietro il martirio che spinge appunto a qualcuno a sacrificare la propria vita molto più volentieri per una causa trascendente che non per lo Stato, per un'idea, per un ideale. Cioè la domanda è: si è più disposti a morire per lo Stato o per la salvezza della propria anima? Cioè è lì, diciamo, la forza del martirio religioso rispetto al martirio politico o il martirio ideale, diciamo così. In ogni caso, forse è un po' confuso i vari discorsi, non credo che le mie ricerche siano adatte a sostenere una chiave di lettura del terrorismo religioso contemporaneo. Perché? Perché proprio si limitano a un dibattito molto ristretto, molto interno, a questioni che riguardano appunto la secolarizzazione come categoria storiografica, la teologia politica come chiave di lettura del moderno, che secondo me si applica solo nel mondo cristiano. Ecco, se mi spiego. Sì, guarda, per rispettare i tempi avremmo 2 minuti, quindi cercate di essere molto sintetiche possibilmente, va bene? Sì, allora la domanda è brevissima, poiché appunto conosco un po' la ricerca di Bianca. Hai detto che hai dovuto tagliare, però so che appunto nella tua ricerca è molto importante la questione del martirio in Ernst Kantorowicz. Ora ovviamente magari non potrai rispondere in 2 minuti, però ti chiederei magari di tornare su questo, cioè perché è così importante appunto nella ricostruzione del dibattito sulla teologia politica il Ernst Kantorowicz, che mi sembra a cui non hai potuto dedicare magari del tempo oggi. Grazie. Ok, allora proprio perché ho poco tempo rinvio da un lato all'articolo di Francesca Monateri che uscirà poi nel volume condiviso, che è dedicato proprio al concetto del pro patria mori, no? Questa categoria, diciamo, questa sì, questa interpretazione che viene data da Kantorowicz proprio a questa locuzione latina che appare appunto secondo lui nel periodo, diciamo, delle crociate, che poi in maniera secolarizzata sfocia verso quella morte per nazionalistici e statuali che appunto conosciamo in esempi come Giovanna d'Arco, eccetera, però questo solo per fare un esempio storico di una sovrapposizione della causa nazionale e della figura religiosa della martire che muore violentemente quasi per la Francia, perché poi diventa un mito fondativo. Kantorowicz ne parla però in riferimento più attualizzato a, diciamo, alla guerra, alla prima guerra mondiale, e fondamentalmente lo tratta in riferimento a la questione della secolarizzazione, cioè si chiede la semantica del martirio, chiamiamola così, che viene applicata su concetti come quello di patria o di nazione, hanno un'origine religioso trascendente? Arriva alla conclusione che appunto come in autori come Agostino, quella che era il vecchio morire per la patria celeste in epoca moderna si trasforma in un morire per lo Stato, ok? E quindi in qualche modo rintraccia una tendenza storiografica dello Stato a sostituirsi alla patria celeste. Non so se mi spiego. E questo mi sembra molto interessante, ne tratto anche nella tesi,
per quanto riguarda proprio il dibattito sulla teologia politica. Cioè lo Stato diventa quasi quella patria divina nella quale poi i martiri morendo si ricongiungeranno prima o poi, d'accordo? Quindi così, brevemente. Comunque anche nei due corpi del re si fa riferimento a questa secolarizzazione del concetto di martirio, il martirio politico in epoca moderna, per esempio. Benissimo. Allora, molte grazie. Rimangono tanti temi sul tavolo che andrebbero ancora discussi e questo testimonia della validità e ricchezza dell'intervento che abbiamo ascoltato. Ora diamo la parola a Gaia Anselmo. Prego, sì. Grazie. Grazie mille per questa occasione di esporre le nostre ricerche e grazie anche a Bianca per il suo bello intervento. Allora, il testo della mia relazione che ho intitolato La trasvalutazione paolina tra teologia politica ed etica, alcune considerazioni a partire da Taubes, vorrebbe accennare brevemente alle ricerche che ho condotto per la mia tesi di dottorato, in cui ho inteso indagare la presenza di Paolo di Tarso nel dibattito filosofico e teologico politico del Novecento, partendo appunto soprattutto dalle riflessioni di Jacob Taubes. Quest'ultimo inizialmente era stato scelto come punto di partenza perché, pur essendo spesso contraddittorio e rapsodico e anche poco sistematico nell'elaborazione della sua prospettiva filosofica e anche nell'elaborazione della sua prospettiva di interpretazione su Paolo, si è accostato comunque all'eredità paolina per mettere in dialogo alcune delle voci più importanti della modernità teologica e filosofica tra 800 e 900. Infatti Taubes ha ripensato complessivamente la tradizione filosofica occidentale nel suo intreccio con l'eredità giudaico-cristiana e si è confrontato con i grandi dibattiti appunto otto-novecenteschi che avevano meditato precisamente su questo intreccio e quindi in tal senso è servito da guida per mettere a fuoco i principali nodi problematici che si possono riscontrare in Paolo stesso e per tracciare poi un percorso più complessivo della ricezione novecentesca di Paolo, cercando di evidenziarne alcune delle direttrici fondamentali e soffermandosi poi su alcuni dei suoi principali protagonisti. La tesi era partita dal mettere in evidenza alcune questioni problematiche, cioè tracciando inizialmente il quadro delle discussioni teologico-politiche del Novecento, osservate attraverso la lente di Taubes, che mediante Paolo appunto si è confrontato soprattutto con figure quali Nietzsche, Barth, Schmitt, Peterson e Benjamin. E con l'analizzare inizialmente le possibili e sfaccettate connessioni che vengono evidenziate da tali discussioni teologico-politiche, emerge in prima istanza la problematicità politica del messaggio paolino. Infatti da un lato quest'ultimo sembra lasciare in eredità un contrasto nichilistico, tragico e apparentemente insuperabile tra il retaggio etico messianico e la dimensione politica, e inoltre manifesta una sostanziale indifferenza verso le forme concrete di ordinamento della vita associata, per cui a partire da Paolo, per quanto riguarda queste letture teologico-politiche del Novecento, a seconda degli aspetti su cui viene posto l'accento o l'enfasi, possono sentirsi tanto giustificate letture, diciamo, legittimistiche, catecontiche, nel senso schmittiano, che anche letture che invece fanno più perno sull'evidenziazione di stanze utopico-rivoluzionarie eventualmente contenute nel messaggio della trasvalutazione paolina. Quindi partendo dall'evidenziazione di queste tensioni e problematicità, diciamo, la domanda fondamentale che aveva guidato il mio lavoro è cosa fare della complessa eredità paolina in un'epoca secolarizzata, o sviluppando e riformulando in termini nicciani questa stessa domanda, è davvero possibile superare o liquidare la trasvalutazione paolina nel suo impatto evidentemente decisivo e rivoluzionario per la storia e la filosofia occidentali. A questo proposito avevo approfondito il confronto di Taubes con autori come Overbeck, Schweitzer, Barth, Heidegger, Löwit, Nietzsche e Freud, e avevo cercato di mostrare come il filosofo ebreo avesse preso in considerazione
diverse interpretazioni dell'escatologia e del messianismo paolino e soprattutto nel caso di Nietzsche e Freud, alcuni tentativi moderni e Löwit di liquidare la trasvalutazione cristiano-paolina. Taubes, dal canto suo, è pungolato dall'interrogativo se il messianismo sia un nonsense, cioè un'insensatezza, sia come vettore della morale occidentale, nel senso nicciano, sia stando alle interpretazioni di Löwit, come fonte poi di tutte le filosofie della storia che avrebbero condannato l'Occidente, da un lato, a sperare in utopie impossibili di redenzione, e conseguentemente, vedendo la frustrazione di queste utopie, a disperarsi invece nichilisticamente per un senso di scissione insuperabile rispetto al mondo naturale. In generale, per Taubes, confrontandosi con queste letture dell'escatologia e del messianismo nel Novecento, si rivela significativo l'interesse, appunto all'inizio del XX secolo, per l'originario messaggio escatologico del messianismo paolino, perché questo interesse è, diciamo, la dimostrazione della crisi culturale, filosofica e teologica dell'uomo occidentale che cerca di ripensare le proprie origini cristiane, sia per rendersi conto del prezzo e delle conseguenze potenzialmente nichilistiche di quest'ultime, ma anche eventualmente per vedere se in questa stessa eredità cristiana esista ancora un indispensabile o un irrinunciabile resto che eventualmente deve continuare ad essere pensato anche per cercare di affrontare la crisi nichilistica della modernità. Certamente, da un lato, appare evidente come l'escatologia, come quadro dottrinale tradizionale, sembra non poter più resistere nel suo senso realistico originario, però ecco, per Taubes, in dialogo con questi autori, emerge il tentativo di capire se sia possibile ricondurre al messianismo paolino un modo di vivere rivoluzionario che possa essere attuale anche rinunciando alla visione del mondo teologico-apocalittica di Paolo stesso e che quindi possa rivolgere il suo appello anche a un'epoca radicalmente post-Christum. Dal punto di vista di Taubes, il messianismo si rivela autenticamente fecondo solo come coscienza introspettiva dell'Occidente, cioè nella sua interpretazione come impulso etico comunitario che si mantiene in costante tensione con il mondo, come potere, come istanza critica e negativa che tenta di ridimensionare le ambizioni di totalità e assolutezza delle forme consolidate della volontà di potenza. Ed è proprio intorno a questa espressione coscienza introspettiva che Taubes mutua da un articolo del teologo protestante Stendhal del 1963, che si rivelano diversi nodi problematici, perché da un lato Taubes sente la necessità di ridefinire i rapporti tra cristianesimo, ebraismo e gnosi, confrontandosi con figure del pensiero ebraico, non solo, per esempio Rosenzweig, Buber, Scholem, poi Bloch, Benjamin, Jonas e Blumenberg per la questione del nesso tra gnosi e modernità. E Paolo, da un lato, mostra come la trasvalutazione paolina sia sia l'unico modo in cui il messianismo possa essere fecondo, appunto, e costituirebbe uno sviluppo della logica messianica ebraica, una svolta interiore che sarebbe l'unico modo in cui il messianismo possa avere un impatto creativo sulla storia umana come forza etico-politica. Però, appunto, non viene sottolineata solo la continuità tra ebraismo e cristianesimo, ma anche quella tra giudaismo, paolinismo e gnosi, soprattutto se quest'ultima, nell'ottica taubesiana, viene considerata nella sua declinazione marcionita. E questa declinazione, con le sue istanze potenzialmente antropologico-rivoluzionarie, rappresenterebbe l'aspetto, la sfaccettatura più radicale della novitas rappresentata dalla trasvalutazione giudaico-cristiana. Tuttavia, questa gnosi potenzialmente implicita nel messaggio paolino sprigiona, potremmo dire, la sua forza di soggettivazione etica, a partire dal senso di un profondo dualismo e di una scissione apparentemente insuperabili. Taubes, da parte sua, sembra oscillare da una parte tra la fiducia che l'interno di questa coscienza introspettiva possa compiutamente estrinsecarsi nella forma agognata di una società emancipata, perfettamente egualitaria e priva di asimmetrie di potere, però dall'altro sembra anche presente la consapevolezza invece disincantata dell'ineliminabile disarmonia tra retaggio etico-messianico e corso del mondo.
E nel senso di questa stessa consapevolezza tragica si muove Weber, che rappresenta per Taubes uno dei punti di riferimento costanti per inquadrare la modernità come, dice lui, geroglifico gnostico nel suo disincanto e nel suo nichilismo di valori. A questo proposito avevo ritenuto opportuno analizzare parallelamente anche le posizioni di Weber che rimangono sullo sfondo delle suggestioni di Taubes e che riguardano in particolare il problema spinoso del rapporto tra etica e politica nell'orizzonte culturale occidentale e che non può evitare del tutto, anche nella modernità più matura, di confrontarsi con il retaggio di quella che appunto sarebbe la trasvalutazione cristiano-paolina. A questo punto, mettendo in evidenza questa tensione, se in qualche modo, usando una terminologia weberiana, questa trasvalutazione continua a provocare la politica nella forma di un'etica dell'intenzione di ascendenza cristiano-kantiana, è davvero possibile sfuggire o superare questa tensione fondamentale tra il dominio della politica e gli imperativi di un atteggiamento morale invece potenzialmente universalistico? E a questo proposito, la lettura teologico-politica di Paolo offerta da Taubes è veramente capace di superare questa tensione o comunque di rispettare la differenza che invece sembra emergere tra un'inesauribile possibilità dell'etica e invece le forme in cui può consolidarsi il potere e la logica della dialettica politica. A tal riguardo, traendo in questo senso anche degli spunti dalle letture, per esempio, di Vitiello su Paolo, avevo per cercare quindi di affrontare le possibili implicazioni e interpretazioni della trasvalutazione paolina, che da un lato sembra oscillare tra una dimensione teologico-politica, dall'altro invece tra una dimensione morale, in senso stretto che metterebbe in crisi la stessa possibile lettura teologico-politica di Paolo, ecco, ho cercato di sottolineare come a partire dal nostro punto di osservazione storico in Paolo possa essere vista la convivenza di due volti, di una sostanziale tensione mai completamente risolta, quindi di un'ambiguità che starebbe al fondo. Da un lato ci sarebbe certamente il volto che può riconoscersi in una declinazione teologico-politica dell'escatologia, quindi riconoscersi nelle forme in cui si è estrinsecato il cristianesimo ortodosso, con la Chiesa che inevitabilmente si è presentata come una realtà teologico-politica a tutti gli effetti, oppure anche questa declinazione teologico-politica dell'escatologia che può trovarsi anche nella secolarizzazione delle speranze escatologiche cristiane da parte di quelle filosofie idealistiche o autoteutopiche della storia che in un modo o nell'altro avevano immaginato una prospettiva di riconciliazione di apocalisse dell'umanità. Infatti, in tutti questi casi viene enfatizzato l'aspetto redentivo del messaggio cristiano e paolino, perché sarebbe in gioco un'unità che o teologicamente o filosoficamente, o in una prospettiva escatologica oppure una prospettiva immanente, sarebbe in grado, per citare le parole di Paolo della prima lettera ai Corinzi, di porre la verità completamente davanti all'uomo in modo che essa sia visibile faccia a faccia. Dall'altro lato, però, è possibile radicalizzare anche altri aspetti invece del messaggio paolino, radicalizzando cioè attraverso un'attitudine più attenta all'elemento morale di ascendenza kantiana, diciamo così, l'aspetto morale appunto del messaggio paolino, sempre considerando questo stesso capitolo della lettera ai Corinzi, della prima lettera ai Corinzi, il tredicesimo, in cui si parla dell'agape, della caritas, che viene presentata come una realtà morale che è già perfettamente se stessa, come in sé, già nell'esistenza manchevole e finita dell'uomo, già nella visione confusa, in nebula, in enigmate. E infatti quello che viene sottolineato anche per esempio da studiosi storico-religiosi di Paolo del Novecento come Schweitzer, che già nell'escatologia occidentale di Taubes rappresenta un importante riferimento per inquadrare Paolo anche nell'ambito degli studi storico-religiosi, viene sottolineato come appunto l'amore sia l'eterno che gli uomini possono già da ora, nella loro indigenza, nella loro impotenza, possedere come esso in sé. Quindi ciò significa che ciò che è davvero irrinunciabile alla fine anche nell'orizzonte teologico di Paolo è una realtà che è già pienamente se stessa nella vita terrena dell'uomo e anche potrebbe resistere nella sua perfezione imperfetta, potremmo dire così, anche nell'eventualità che non sia mai dato
di vedere faccia a faccia, anche nell'eventualità che appunto si permanga in una visione enigmatica e quindi la prospettiva di riconciliazione non venga ottenuta. Certo non si può dire che Paolo non condivida una visione religiosa della realtà, perché appunto a partire dalla sua predicazione comunque cerca di inserire la sua missione in un quadro teologico metafisico del processo cosmico e storico nel suo complesso, perché per dirla con un linguaggio nicciano, in lui l'ideale ascetico comprende sì sicuramente questa grande radicalizzazione della morale, però anche le radici di quest'ultima nell'immaginazione di un mondo vero che sarà effettivamente tale e al di là del mondo attuale nell'attuarsi della redenzione scatologica. Infatti Paolo, all'interno della sua visione del mondo, mira comunque a soddisfare un'esigenza propriamente religiosa, che è quella dell'uomo di essere riscattato dalla propria finitudine. Quindi da un lato certo viene posto l'accento sul possibile dualismo, sulla tensione morale, sulla coscienza introspettiva che nel tempo di ora radicalizza la differenza tra la morale incondizionata e il corso del mondo, però dall'altro lato questo stesso dualismo vissuto nell'agape del tempo di ora viene in qualche modo neutralizzato da Paolo stesso nel tentativo di perseguire un monismo teologico religioso che poi caratterizza in sostanza tutte le immagini filosofiche anche dell'unità dell'essere che hanno cercato di confrontarsi con il messaggio cristiano, e diciamo l'apoteosi del convergere di tutti questi sforzi teorici e religiosi e soprattutto sicuramente rappresentata da Hegel nella modernità filosofica. Quindi potremmo dire che Hegel, con cui si confronta Taubes chiaramente spesso, porta alle estreme conseguenze l'ideale ascetico paolino se assolutizzato nel suo risvolto redentivo teologico metafisico, mentre potremmo dire Kant, che è un altro grande rappresentante della modernità attraverso cui Taubes osserva le implicazioni filosofiche dell'eredità giudaico-cristiana, con la sua riflessione etica mostrerebbe di essere più fedele invece all'aspetto della moralità incondizionata, che senz'altro in Paolo è decisivo. Certo, come ho già detto, anche Kant e Paolo, letto diciamo in questo senso morale attraverso Kant, non hanno comunque rinunciato alla speranza di un fondamento, cioè alla speranza umana che Dio fosse poi l'essere assoluto che avrebbe dato ragione dell'esistenza di un bisogno incondizionato nell'uomo. Tuttavia, sia l'imperativo di Kant che la caritas di Paolo mi sembrano pensati in modo così radicale che sono già pienamente loro stessi nell'esistenza umana finita e mostrano la loro verità anche ammettendo l'impenetrabile enigma di questa stessa esistenza. Cioè queste realtà morali sono pensate in modo così radicali da poter esistere eventualmente anche ammettendo la più completa assurdità dell'essere. Quindi in questa maniera la trasvalutazione paolina, se radicalizzata in senso etico, avrebbe in sé presupposti per condurre alla stessa critica del cristianesimo non solo come dogma, ma in generale come ontoteologia e come possibile fondamento che possa legittimare delle letture teologico-politiche, secondo una dialettica tra l'altro che era già stata riconosciuta da Nietzsche nella genealogia della morale, cioè questa dialettica del cristianesimo come morale che può abbattere il cristianesimo come dogma. E così intesa la trasvalutazione sembrerebbe poter esistere anche in un'epoca radicalmente post-Christum che ha compiuto l'esodo dai terreni della teologia e della filosofia fondative. In effetti, dopo le obiezioni di Nietzsche, anche Taubes sa bene che il discorso sulla possibile sopravvivenza, sull'eventuale sopravvivenza della trasvalutazione paolina non può più essere sviluppato facendo affidamento su fondamenti più alti, siano essi teologici o filosofico-metafisici, innanzitutto perché Nietzsche solleva il sospetto che questa stessa moralità che si vuole incondizionata possa essere in realtà l'occultamento di un desiderio di potere egoistico e quindi possa presentarsi nient'altro che come un'inaccettabile ipocrisia. Però andando più a fondo anche il discorso di Nietzsche, sembra che lui stesso sembra ammettere che la volontà di vita in qualche modo possa essere vissuta anche nella dimensione di un effettivo disinteresse, soprattutto pensando al suo sforzo disinteressato con cui persegue la verità intellettuale, eccetera. Però appunto un conto è se questo disinteresse viene vissuto da Nietzsche nella forma di un
di un'implacabile esigenza di veridicità che potremmo dire spinta al parossismo, cerca di negare disinteressatamente la coscienza etica dell'uomo, perché questa rappresenterebbe l'interesse più alto per l'esistenza dell'uomo stesso. Però in questa negazione disinteressata di Nietzsche, appunto, l'esito è adeguarsi al monismo moralmente indifferente dell'essere. Un'altra cosa è se appunto questa dimensione di disinteresse invece viene riconosciuta nella dimensione etica, che anche in un orizzonte nichilista, anche di fronte alle obiezioni di Nietzsche, anche immersa nell'assenza di qualsiasi garanzia ontoteologica, continuerebbe a costituire il supremo interesse per l'uomo che non volesse autodistruggersi come uomo. Però in ogni caso, come abbiamo accennato, se appunto la rilevanza anche attuale della trasvalutazione paolina può essere vista in questa possibilità di vedere l'accento posto su questo Verwirklichen, in questo realizzarsi della vita qui e ora nello spirito dell'agape, a prescindere anche da tutto il resto e dalle prospettive di redenzione, rimane però il problema come deve essere pensata questa azione morale, diciamo così, e in relazione con l'azione politica, in relazione con l'esistenza politica dell'uomo. E anche qui c'è un'ambiguità fondamentale di Paolo, che poi si ritrova anche in Taubes, perché da un lato Paolo, come abbiamo già accennato, contempla certamente l'immagine monoteistica di un Dio redentore che rivelerà la sua potenza di redenzione in una prospettiva escatologica. Quindi questa prospettiva monoteistica redentiva può certamente legittimare una rappresentazione teologico-politica del regno di Dio, che quasi inevitabilmente viene rappresentato in analogia con le vittorie dei poteri politici terreni. E inoltre questa stessa promessa religiosa e salvifica può essere secolarizzata come aspirazione della politica e della storia umana in genere, appunto immaginare uno stato di cose in cui sia possibile superare definitivamente il senso di scissione, di incompletezza che caratterizzano la vita umana. Però anche lasciando da parte questa possibile secolarizzazione in termini ottimistico-utopici della promessa religiosa della redenzione giudaico-cristiana, in ogni caso, se si pone l'accento sulla potenza e sull'onnipotenza di Dio, diventa difficile escludere radicalmente qualsiasi sforzo per trovare una giustificazione teologica alla forza. Però d'altro lato, se per esempio consideriamo quello che scrive Taubes nel 1968 in un saggio intitolato La giustificazione del brutto nella tradizione cristiana delle origini, facendo riferimento a un passo della seconda lettera ai Corinzi di Paolo, sembra che Paolo concepisca anche la debolezza divina non solo come qualcosa, non tanto come qualcosa di transitorio, ma come qualcosa di assoluto. Quindi questa debolezza, se non è superabile, se non è interpretabile come un momento transitorio, esprimerebbe essa stessa la verità definitiva su ciò che l'uomo dovrebbe considerare come autenticamente divino. E allora in questo senso diventerebbe possibile anche dare una lettura alternativa dell'importanza della croce di Paolo, non più letta esclusivamente come un simbolo teologico-politico o come un simbolo che contiene in sé dei residui di significato sacrificale, residui che non possono essere del tutto eliminati se appunto viene posta l'enfasi sull'onnipotenza divina. E in questo modo allora sarebbe possibile pensare la debole forza divina non in analogia con qualsiasi forza politica umana. Quindi in questo senso la trasvalutazione paolina, passando per il discrimine del crocifisso, non potrebbe essere ridotta a un'identità da contrapporre, diciamo così, politicamente a un'altra identità. E questa possibile lettura di Paolo e della debolezza divina l'ho sviluppata appunto prendendo in considerazione l'interpretazione della croce di Paolo da parte di Taubes, che viene sviluppata in questo scritto del 68, però ho cercato di mostrare anche come un'attuazione rigorosa di quella che Agamben chiama logica del resto renda problematico in generale il tentativo di rendere Paolo, di vedere in Paolo un militante politico a tutti gli effetti. Come ho già detto, sicuramente Taubes evidenzia la rilevanza teologico-politica di Paolo, perché in particolare quando legge Paolo pensa che
proclami il fatto che il crocifisso diviene l'imperator che è stato crocifisso dal nomos romano. Però appunto se è davvero possibile ridurre la lettura della crocifissione, della trasvalutazione paolina come una guerra teologico-politica che rischia poi inevitabilmente di essere pensata in analogia con le forme di dominio delle teologie politiche terrene. E a questo proposito in Taubes stesso ho riscontrato alcune tensioni che in qualche modo appunto riflettono questa ambiguità di fondo che si può scorgere in Paolo, perché se da un lato certamente sembra emergere la figura di un signore della gloria crocifisso che in una prospettiva di redenzione avrà il potere, sul quale quindi è facile che possano essere proiettati gli attributi di potere già propri dell'imperatore romano, d'altra parte la stessa interpretazione di Taubes della debolezza divina su cui Paolo insiste e che pare essere concepita come qualcosa di assoluto e di non transitorio, sembra rimandare non tanto a una dimensione teologico-politica quanto piuttosto a un resto etico e politico che minerebbe la stessa comprensione della trasvalutazione di Paolo come dichiarazione di guerra teologico-politica. E a questo proposito, sì, appunto, Taubes fa riferimento al secondo passo della lettera ai Corinzi e dice che Paolo inizialmente qualifica la forza divina come debole, assumendo il giudizio ironico della sapienza mondana, però dice anche che poi questo giudizio ironico viene rovesciato in una tesi assoluta sull'insensatezza e sulla debolezza divina. E questo significherebbe che quindi ciò che è debole non pretende in realtà nascostamente di essere forte. Questa in verità è la tesi che può essere ricavata conservando un quadro apocalittico del Dio onnipotente che si presenterà come re dei tempi che verranno. Questa è la tesi di Nietzsche, questo è stato anche il destino del cristianesimo storico, che comunque ha cercato di fare di questa trasvalutazione uno strumento di dominio e di imperium. Però appunto sarebbe possibile anche una lettura alternativa radicalmente morale, etico e politica, per cui appunto se la divinità è assolutamente e non solo ironicamente o diciamo dialetticamente debole, ciò significa che il compimento della dunamis, della potenza di cui parla Paolo, non può e non deve negare la debolezza e può darsi solo in una dimensione di trepidazione, di timore e tremore. E se si tenta di andare al di là di questo scandalo, come in qualche modo Paolo stesso ha fatto, assecondando il proprio desiderio di redenzione dalla finitudine, dalla trepidazione della vita cristiana vissuta nel tempo di ora, così rischia di svuotare questa possibilità di scorgere un senso moralmente rivoluzionario nella trasvalutazione. Se questo senso viene preservato, allora la potenza di cui parla Paolo, questa potenza divina, non può essere altro che la possibilità di questa azione all'insegna dell'agape, e però questa azione, questo resto spirituale, sembra non poter vincere alla maniera di una forza teologico-politica. E quindi in questo senso la crocifissione diventerebbe la testimonianza per eccellenza della trasvalutazione, non tanto in virtù di quello che essa rappresenta visibilmente e pubblicamente, cioè la punizione di un ribelle punito dal potere romano perché dal suo punto di vista si è ribellato politicamente a tale potere, ma diventerebbe determinante per ciò che in essa rimane invisibile, cioè questa dimensione di agape vissuta fino in fondo. Infatti Paolo fa spesso riferimento alla motivazione etica di questo sacrificio, cioè non è il semplice fatto del sacrificio dell'uccisione che porta a una divinizzazione, ma è questa dimensione etica di fondo che poi rende questo stesso atto esteriore significativo da un punto di vista interiore, spirituale. Appunto però questo resto spirituale che si manifesta paradigmaticamente nella figura paradossale dell'amore per il nemico sembra sfuggire al concetto di politico, e per questo è capace di andare al di là di ogni barriera culturale, di ogni legge religiosa, politica, in senso stretto. E quindi è problematico, dal mio punto di vista, poter scorgere in questo resto un soggetto politico reale, perché poi si può anche pensare che questo residuo sia estrinsecabile in una possibile dimensione di convivenza umana senza alcun vincolo di potere potenzialmente escludente, però
Tutto questo francamente mi sembrerebbe condurre ad una prospettiva piuttosto irrealistica e sfuggirebbe un po' alla concretezza delle riflessioni attinenti invece al dominio politico, che in qualche modo non può del tutto sfuggire alle dinamiche includenti e escludenti qualificate come teologico-politiche, per esempio, dallo stesso professore Esposito. Se anche Taubes sembra vagheggiare talvolta una simile utopia, una simile lettura politico-utopica del messaggio paolino, è perché non riesce ad andare radicalmente oltre l'interpretazione scatologica del messianismo e invece tende a secolarizzare questa promessa salvifica sul piano politico. Dunque, per concludere, nonostante questa ambiguità riscontrabile in Paolo, che può giustificare da una parte anche letture teologico-politiche, dall'altra però appunto ritengo che se questa trasvalutazione viene conservata invece esclusivamente nel suo senso morale, ecco, sicuramente non può dispiegare prospettive di redenzione, siano esse concepite come prospettive politico-mondane, siano esse concepite come prospettive politico-celesti. E quindi se si continua a riflettere filosoficamente su Paolo, magari non bisogna più concentrarsi su Paolo come figura teologico-politica, ma come ispiratore di istanze morali, di un atteggiamento eticamente incondizionato che anche di fronte alle obiezioni di Nietzsche potrebbe aiutare a mantenere lo sguardo su uno sguardo minimamente umanistico sull'essere umano, anche appunto dopo il tramonto delle tradizionali forme di assicurazione teologica, metafisica o filosofica idealistica in senso lato. Quindi sicuramente Paolo ha contribuito a forgiare quelle immagini di redenzione che anche nelle forme secolarizzate appaiono sempre meno convincenti, però dall'altro ci ha lasciato anche la possibilità di intendere il messianismo a prescindere dal suo retaggio escatologico e può, cioè appunto a prescindere dal lato redentivo comunemente associato al messianismo stesso, e in questo senso Paolo può ricordarci la possibilità di essere pienamente umani anche nella nostra imperfezione attraverso un atteggiamento di gratuità, appunto la gratuità dell'agape considerata come uno sguardo disinteressato sulla vita e sul mondo, che ha in se stesso il proprio compimento, anche a prescindere da tutto il resto e anche ammettendo la completa estraneità dell'essere a qualsiasi verità etica. Quindi questo è il senso più o meno a cui ero arrivata con la tesi dottorato. Grazie per l'attenzione. Grazie a Gaia Anselmo per questa relazione attraversata da forti tensioni che si riconnette in effetti anche alla esposizione precedente. Questa volta siamo partiti dal messianismo, siamo partiti dal messianismo per arrivare però a questa difficile conciliazione o antitesi o alternativa fra teologia politica e atteggiamento eticamente incondizionato a un resto etico impolitico. Quindi è come se la relazione di Gaia Anselmo avesse fatto riproposto in maniera più evidente qualcosa che era già sotteso in qualche modo in quanto abbiamo ascoltato prima. Anche in questo caso mi pare che siamo di fronte ad una prospettiva che, se guarda ad un autore o riletto attraverso un interprete del Novecento specifico, però apre sicuramente a temi, diciamo così, di rilevanza teorica più vasta. Quindi abbiamo una ventina di minuti per la discussione, cominciamo a vedere se ci sono domande. Prego, se va di più semplice, noi non dobbiamo. Grazie. Leggermente appena orientarsi questa. Allora, intanto grazie mille per la stupenda relazione, davvero molto stimolante da tanti punti di vista, soprattutto proprio per le tensioni di cui parlava la professoressa Livigni. Avrei un quantitativo incredibile di domande e di punti che vorrei discutere. Cerco di
cerco di limitarmi a un paio di cose fondamentali. Ho trovato molto interessante la ricostruzione che fai di Paolo e della coesistenza dei due volti di Paolo. La prima domanda che mi viene è: in che senso quei due volti coesistono in Paolo? Se in Paolo ci sono quei due lati come due possibilità di sviluppo che poi sono state prese dalla tradizione in un determinato modo, oppure se quei due volti rappresentano un nodo teoretico costitutivo che vuoi cercare di recuperare in quanto tale. Mi sembra di capire da quello che dici che propendi per la seconda alternativa in un modo o nell'altro, e che lo fai spostando il baricentro nel lato morale, a cui poi riassegni in un modo o nell'altro la priorità e da cui partire per cercare di rimettere in discussione il secondo lato, quello politico. Mi sembra di capire che lo fai attraverso che vorresti tentare il ritorno nel politico attraverso il concetto di agape? No? Ok, e allora ti chiedo di specificarmi un po' di più questa cosa, perché in realtà capisco bene la problematicità. Mi chiedo effettivamente come fare a tenere insieme la dimensione morale con il piano politico. Tu la domanda stessa l'hai posta varie volte ed è il punto che trovo molto problematico. Poi, un attimo che devo mettere ordine mentale, no, quello no. Sì, ti vorrei chiedere di tornare a queste altre due cose, di tornare su quello che dicevi rispetto al piano morale nella relazione tra l'altro tra Kant e Paolo, perché la trovo molto interessante. Trovo molto interessante soprattutto il discorso che fai rispetto al fatto che la dimensione morale, se pensato a partire da un imperativo o da una morale dell'intenzione in un modo o nell'altro, sia perfettamente imperfetta. Ho dei dubbi sul fatto che si possa predicare la perfetta imperfezione e che questo simbolo si possa applicare direttamente in Kant, ma capisco perfettamente quello che dice, lo trovo veramente molto interessante. E poi l'ultima cosa, non ho potuto fare a meno di notare non hai fatto riferimento alle lezioni heideggeriane su Paolo. Volevo chiederti come mai. Sì. Benissimo, poi raccogliamo le domande. Allora abbiamo Nello Preterossi, se per favore, sì. Scusate, vi alternate soltanto per motivi a favore di Zoom. Buongiorno. Poi abbiamo Dita, mi sembra una relazione molto interessante. Insomma, le cose da dire sarebbero tante, provo a essere proprio sintetico. Sembra di capire che Paolo catecontico stia un po' sullo sfondo, no? Si valorizza un Paolo messianico nella dimensione di una sorta di secolarizzazione dell'etica, ecco, di questa dimensione messianica. Però mi chiedo che fine fa questa dimensione catecontica, che poi è quella del politico. Cioè, il Paolo apostolo delle genti e costruttore della Chiesa istituzione, in fondo, no? Diciamo il Paolo che fa grandiosamente quello che proverà a fare Vieni nel Novecento, ma lasciando un'eredità che dura solo 70 anni, è pensabile senza la dimensione catecontica. Ancora di più, quella grande operazione di dire al popolo di Dio: siete di questo mondo, ma allo stesso tempo anche no. Quindi questo doppio movimento, questa anche ambiguità, che è la forza però del cristianesimo e anche specificamente del cattolicesimo poi diventerà, perché ti lascia sempre uno spazio, una prospettiva ulteriore, diciamo così, e allo stesso tempo consente anche di operare efficacemente nel secolo.
non rischia di perdersi se andiamo tutti su questa linea agambeniana, poi mi sembra abbastanza, del messianesimo che identifica una dimensione etica che si caratterizza per essere non politica o addirittura antipolitica. Cioè non è un Paolo un po' di media, mi verrebbe da dire non è un Paolo urbanizzato. Poi naturalmente Giorgio Agamben per esempio direbbe no, ma questo è, il vero segreto, è la cosa che dobbiamo, che la Chiesa, la sinagoga anche hanno cercato in tutti i modi di nascondere, ma di reprimere persino, però sì, però perché dietro c'è un progetto di repressione del politico, insomma, che non so se sia possibile in chiave puramente volontaristica, ecco, gli applausi. Abbiamo. Gaia, grazie. Grazie mille, Gaia. Io mi sono dovuta allontanare, però mi avevi mandato il tuo saggio e quindi mi ero segnata delle cose da chiederti. E la prima domanda è, diciamo, sulla linea dell'ultima di Nello, perché appunto tu hai sottolineato che in alcuni casi l'interpretazione di Taubes, no, della debolezza divina soprattutto, quindi concepita come qualcosa di assoluto, non di transitorio, sembra poter rimandare a questo resto, no? Che è una dimensione appunto etico-impolitica, che quindi minerebbe in qualche modo, no, la comprensione della trasvalutazione di Paolo come guerra teologico-politica. E poi hai anche detto che una attuazione rigorosa, no, di quello che Giorgio Agamben, che giustamente citava anche Nello prima, chiama logica del resto, renderebbe dubbio, no, il tentativo di rappresentare Paolo stesso come un militante politico. E secondo te perché a tuo avviso risulta problematico, no, che il concetto di resto possa indicare, tra virgolette, un soggetto politico reale? Ecco, quindi questa è la prima domanda. E la seconda, Taubes a un certo punto parla di trasvalutazione, no? E questa trasvalutazione paolina, del fatto che la trasvalutazione paolina si confronta ovviamente con Nietzsche, no? Questa trasvalutazione di cui parla Taubes. E da quello che mi è sembrato, tu sostieni che sia opportuno, no, ripensare questo lato etico della trasvalutazione paolina proprio per cercare di resistere alle obiezioni di Nietzsche, no? E soprattutto da un punto di vista morale, però d'altro canto senza più poter fare appello ai fondamenti, no, teologico, politici e filosofico, metafisici dall'altro. Su questo magari se puoi dire qualcosa in più. Grazie. Allora, a questo punto diamo di nuovo la parola a Gaia. Allora, grazie mille davvero per tutte queste domande. Allora, rispondendo alle prime domande che poi in realtà sono tutte abbastanza collegate, sì, come coesistono i due volti in Paolo. Cioè, appunto, per me in Paolo rimane sia evidente il... rispondo prima a questo. Sì, la contraddizione che ho visto è che praticamente in Paolo devono coesistere sia questa morale concepita, io ve l'ho riletta, assoluta, cioè questa capo che è pensata in modo così radicale veramente da poter avere il suo compimento in se stessa, perché è già la perfezione, cioè Paolo parte dal presupposto che lo spirito è presente nel tempo, insomma tra gli eletti, coloro che hanno fede in Cristo, però ciò che è veramente essenziale di questo spirito non sono tanto le sue manifestazioni sovrannaturali, ma è proprio questa capacità di uomini che già nella loro esistenza terrena, per quanto hanno questa fede, vivono questa dimensione dell'agape. Quindi paradossalmente lui, nonostante fosse inserito in un quadro del suo tempo per cui le manifestazioni sovrannaturali dello spirito erano considerate importanti, infatti c'è tutto questo riferimento alla glossolalia, a tutti i vari prodigi, così e così, però ecco, la sua operazione, diciamo, imponente anche poi per
pensando al futuro, agli sviluppi futuri, è l'aver considerato invece quasi tutte queste manifestazioni come un qualcosa di relativo, perché ciò che era veramente essenziale era in sostanza la morale vissuta così da uomini finiti, che certo si ponevano nell'ottica paolina sulla soglia tra due mondi, però di fatto quello che esternamente si poteva constatare era che c'erano degli uomini che avevano ancora una vita terrena, che interiormente avevano fatto questo lavoro di liberazione dal mondo, ma di fatto Paolo così apriva la possibilità di trovare già l'essenziale della salvezza nella vita terrena, vissuta con questo distacco interiore rispetto al mondo, nella possibilità morale. Quindi apriva questa interpretazione della salvezza terrena come una possibilità umanamente vivibile già nel tempo di ora. E la contraddizione che vedo al fondo è che questa tensione interna a Paolo è che comunque dal suo punto di vista religioso, che poi è anche il punto di vista delle successive filosofie dell'unità dell'essere, è tenere insieme la dimensione della redenzione scatologica con questa dimensione morale, perché la dimensione morale fa, per come è vissuta nel tempo di ora, fa appunto esperire questa dicotomia, questa scissione tra questa libertà interiore rispetto al mondo, come viene espressa per esempio nella prima lettera ai Corinzi, nel passo dello Sme, quindi una tensione mai del tutto risolubile, mentre invece nella prospettiva di redenzione questa tensione ipoteticamente deve essere risolta. Quindi in Paolo c'è da una parte l'insistenza su quanto sia già presente nella dimensione di debolezza, di imperfezione, di impotenza umana, diciamo, la perfezione della morale, però appunto perfezione nel senso che rimane la tensione, rimane la contraddizione tra le esigenze e la morale e il corso del mondo. Mentre invece nella prospettiva di redenzione scatologica questa tensione e anche il desiderio di salvezza individuale, di riscatto dall'impotenza, per esempio nella prospettiva paolina con la resurrezione, con il corpo trasfigurato, eccetera, glorificato e tutto, deve essere superata. E questa convivenza sia di una prospettiva in ultima istanza monistica, teologica, appunto, in cui Dio sarà tutto in tutti, e invece questa radicalizzazione della dimensione morale, che può essere vissuta in quanto tale solo perché esiste una tensione tra quello che deve essere raggiunto e invece una condizione di impotenza e di contraddizione rispetto al mondo, che crea dei problemi, che crea proprio i problemi anche di Teodicea, di tutta la tradizione, di tutta la tradizione cristiana e poi anche ereditata dalla tradizione filosofica. Quindi la sfida è un po' essere consapevoli che in Paolo esistono entrambi gli aspetti, e l'aspetto della redenzione sicuramente può essere secolarizzato anche come aspirazione a una redenzione immanente, però appunto il fatto che la realtà morale sia stata pensata come veramente l'essenziale, anche nell'ipotesi che poi appunto in una dimensione di maturità, di modernità matura, che è arrivata anche con Nietzsche alla consapevolezza dell'assenza di fondamenti teologici, filosofici ultimi, ecco, questa dimensione era stata pensata così radicalmente che non può essere del tutto messa in crisi anche rinunciando a quei fondamenti teologici a cui invece Paolo continuava a fare appello. Cioè, come se Paolo avesse una visione del mondo, eccetera, e questa visione del mondo non è più ereditabile dalla modernità, almeno se uno prescinde da una prospettiva di fede nella maniera in cui l'aveva Paolo. Nonostante questo, Paolo aveva pensato quella dimensione morale, così come poi ho pensato anche Kant nella modernità in modo così radicale, che uno può salvarla, diciamo, per usare un lessico kantiano, anche prescindendo dai postulati, cioè anche facendo a meno della speranza che l'anima sia immortale o che Dio esista, perché alla fine il valore incondizionato della moralità è già dentro se stessa, anche eventualmente prescindendo da quella speranza. Però appunto questo è un tentativo di recuperare quel tipo di messaggio dopo le obiezioni nichilistiche proprio nicciane, perché ecco, dal punto di vista nicciano magari uno potrebbe dire, appunto, dal suo punto di vista, siccome il cristianesimo come dogma è venuto meno, è rimasto il cristianesimo come morale, però siccome questa morale ha perso ogni possibilità di rimandare anche dei fondamenti ontologici ulteriori, allora il cristianesimo come morale deve sopprimersi. Però questo significa che
Allora, anche Nietzsche, siccome parte dal presupposto che la verità dell'essere in qualche modo sia estranea alla morale, allora l'uomo deve adeguarsi alla verità dell'essere. Invece può rimanere anche invece vivo il senso della scissione, per cui anche ammettendo che la verità dell'essere sia estranea a qualsiasi prospettiva teologico-morale, nonostante questo la verità morale può essere umana, può essere incondizionata per l'uomo come tale, cioè nella sua complessità umana. E ovviamente però questo lascia un senso di scissione tra dimensione umana, comunque il mondo, un senso di dicotomia mai redimibile, ecco. Questo per quanto riguarda la convivenza dei due volti, e poi appunto il volto, come ho detto, quello della redenzione, così, collegandomi... No, aspetta, prima rispondo forse alla domanda su Heidegger. Non so se hai le domande su Kant e Paolo, convivenza dei due volti più o meno. Va bene, ho capito. Heidegger in realtà nella tesi l'avevo inserito appunto come interpretazioni moderne dell'escatologia. Non l'avevo citato qui perché appunto Heidegger sicuramente non concepisce l'escatologia nel senso in cui la concepiva Paolo, cioè come una prospettiva di redenzione effettivamente... realisticamente realizzantesi in futuro, da un'interpretazione secolarizzata, sì, nel senso che per lui l'escatologia è proprio l'essere consapevoli che la vita umana è sempre sospesa sulla propria impossibilità, quindi viene vissuta in una forma di sostanziale insecuritas. Però appunto mi sembra che in Heidegger questo sottolineare il fatto che sicuramente l'escatologia di Paolo possa avere anche una lettura applicabile alla dimensione terrena, alla dimensione umana di esistenza terrena, questo senso di insecuritas, libertà rispetto al mondo, essere scissi rispetto a se stessi, però tutta questa dimensione di insecuritas in Heidegger secondo me non ha contenuto morale, cioè non c'è questa dimensione... Non c'è questa dimensione così importante della morale, cioè non si fa riferimento alla gappe, cioè a questa insecuritas che però va a stretto contatto con una vita morale umana, cioè più mi sembra un semplice sottolineare la finitezza dell'uomo in quanto tale, senza una connotazione morale più precisa. Non so se ho risposto. Hai risposto? Risponderei però meglio. Risponderete nella pausa. Esatto, sì. E per quanto riguarda la domanda del professor Preterossi, sì, ecco, allora, io in realtà non vorrei proporre una lettura gambeniana perché appunto mi sembra che Agamben poi voglia assegnare a questo resto etico in politico un valore politico ed è proprio questo che invece mi crea problemi. Sì, politico a suo modo, nel senso che non si capisce... poi a livello di azione politica concreta come possa estrinsecarsi questo rimando al resto paolino. Quindi visto che poi c'è questa contraddizione mi sembra anche improprio qualificarla come una realtà politica se poi non riesco a immaginarmi una sua declinazione politica in senso stretto. E il Paolo catecontico senz'altro, cioè appunto fa parte di questa visione d'insieme che cioè da una parte il Paolo Catecontico fondatore dell'istituzione storicamente è andata in questo modo perché appunto l'escatologia immediata che era attesa da Paolo non si è realizzata, quindi chiaramente se uno deve proprio immedesimarsi nel punto di vista esperito da Paolo stesso a quell'epoca, anche quello che dice nel capitolo 13 della lettera ai Romani, cioè lo state sottomessi ai poteri, era semplicemente un'esortazione che avrebbe dovuto essere valida per un tempo relativamente breve, perché comunque c'era l'attesa della fine del mondo. Però sicuramente il problema del catecontico come legittimazione del potere politico è comunque un aspetto che può essere... ricavato da Paolo se si pone l'accento appunto sulla sua prospettiva teologico-apocalittica e redentiva, perché appunto sì, nella sua prospettiva escatologica c'era la scissione e il prendere distanza rispetto alle potenze di questo mondo, però comunque nel suo quadro in cui
Dio era all'origine di tutto e Dio sarebbe stato alla fine di tutto, chiaramente quel passaggio intermedio comunque in ultima istanza aveva una legittimazione teologica. Quindi sicuramente quando uno mantiene ferma questa immagine del Dio onnipotente all'inizio e alla fine, il potere, anche se poi moralmente con l'altra sua componente viene vissuto come una potenza demoniaca che deve essere sconfitta, in ultima istanza può essere visto appunto come una potenza negativa, dialetticamente necessaria alla Hegel, poi perché si sviluppi questo processo cosmico invece scatologico. Quindi sì, sicuramente in Paolo c'è questo aspetto, infatti tantissime letture fino a quella di Schmitt si sono appellate a questo, però appunto contemporaneamente c'è anche invece questo aspetto, la dimensione di questa agape, del fatto che l'amore per il nemico è tutto, e lì c'è Paolo dentro se stesso, ha un qualcosa che secondo me mette in crisi la sua stessa immagine dell'onnipotenza divina e la stessa possibilità poi di piegare completamente il suo messaggio in senso politico istituzionale, perché alla fine anche lui aveva la stessa concezione del modo in cui dovevano rapportarsi questo nuovo messaggio con il popolo ebraico. C'era il tentativo di andare al di là dei segni istituzionali, appunto la circoncisione, eccetera, tutti questi contrassegni esteriori che avevano qualificato il popolo ebraico come una realtà teologico-politica a tutti gli effetti. Certo, uno può dire sì, anche la Chiesa poi che si è formata come istituzione a partire dal cristianesimo e dal messaggio paolino poteva avere come corrispettivo del segno della circoncisione il segno del battesimo, quindi anche lì la creazione di una comunità teologico-politica che si oppone a a delle realtà estranee che non fanno parte di questa identità, e quindi anche questa può essere vista a tutti gli effetti come una realtà teologico-politica, però in Paolo secondo me ci sono gli elementi anche per non assegnare poi questa importanza definitiva al contrassegno. Sì. Sì, sì. No, infatti c'è questo, però anche la. Che proprio questa compresenza sia la struttura dell'applicazione del successo, cioè il fatto che da un lato è una potenza della agape, è noto che il successo verso in alto e in basso, no? E a un certo punto il mondo romano era una lunga da dire. Si accende tutto, e dall'altro però c'è anche l'ordine, sì. Cioè lui sì, è vero che aspettavano, però diceva anche non affannare, sì. È un'operazione geniale, cioè dire tanto gli erano volato una notte, e lui doveva affannare, apre uno spazio di dilazione del tempo che è straordinario. Sì. E poi appunto sì, ci può essere che appunto dica siano affannatevi perché aspetta la fine, sia perché magari pensa che appunto dal punto di vista dell'agape non si possa legittimare fino in fondo nessun potere politico, perché comunque non c'è l'amore per il nemico, cioè, nella politica. Sì, sì. Ma però questo non vuol dire che diciamo che lì c'è l'agape, sì, certo. Quindi c'è questa tensione. Io sì, appunto ho messo. Cercato di tenere insieme questa tensione, sì. Sì, non so se a Rita in qualche modo ho già risposto con il resto, sì. E anche per Nietzsche lo stesso. Grazie. Allora, grazie. E facciamo un'interruzione, 10 minuti di orologio. In modo... Eccoci di nuovo qui. Abbiamo ora la relazione di Andrea Di Gesù. Prego. Due microfoni. Due microfoni mi sembra eccessivo. No. Aspetta, però ecco qua. Perfetto, grazie. Beh, intanto grazie per l'invito e per questa possibilità di presentare un po' le ricerche, alcune delle ricerche che ho svolto in questi anni, soprattutto nel contesto del mio dottorato alla Scuola Normale e alla Sorbona. E allora c'è da dire, una piccola introduzione, diciamo che
sono tutti quelli che hanno presentato oggi, che presenteranno domani, siamo tutti naturalmente allievi di Esposito, diciamo che le nostre ricerche, mi sembra si possa dire che afferiscono un po' a due grandi campi di ricerca aperti dalla riflessione di Esposito, naturalmente legati tra di loro. Il primo è un po' il versante della teologia politica, il secondo quello del concetto di comunità e poi del concetto di istituzione come sua riformulazione, come suo sviluppo. E io probabilmente avrei dovuto essere, insomma, dal punto di vista tematico sarebbe stato più giusto che presentassi domani con gli allievi che si occupano più del concetto, hanno sviluppato più questo secondo ambito sull'istituzione della comunità piuttosto che il campo della teologia politica, ma ho chiesto io esplicitamente di essere qui oggi e non domani per motivi di lavoro, quindi è tutta colpa mia. E dunque, l'obiettivo di questo intervento è di, appunto, come dicevo, presentare alcuni risultati della ricerca che ho sviluppato in questi anni sul tema generale delle relazioni concettuali tra le opere filosofiche di Ludwig Wittgenstein e di Michel Foucault. Si tratta di una ricerca ancora in corso che tuttavia ha già dato luogo a diversi articoli, nonché naturalmente alla mia tesi di dottorato che ho discusso ormai nel dicembre del 2021. Dividerò questo intervento in due parti. Nella prima mi soffermerò su quelle che definisco affinità strutturali tra le filosofie dei due autori e che sono individuabili in una comune ridefinizione dei concetti di critica filosofica e di soggettività. Tali affinità mi permetteranno di mostrare come tanto Wittgenstein quanto Foucault possono essere collocati proprio in ragione della loro concezione della critica del soggetto all'interno di quella che è stata definita linea perfezionista del pensiero morale e politico, inserendo così il mio confronto in un quadro interpretativo più generale. E nella seconda invece mostrerò come tale accostamento permetta di illuminare di una nuova luce la proposta politica foucaultiana, in particolare riconfigurandola nei termini di un'inedita posizione democratico-radicale. Allora, la possibilità di un raffronto, di un dialogo tra le opere di Wittgenstein e di Foucault è già in passato intuita o menzionata più volte da alcune delle voci più autorevoli della critica sia foucaultiana che wittgensteiniana, nonché da figure importanti del dibattito contemporaneo in generale, quali Rorty o Sloterdijk, costituisce oggi un motivo di interesse crescente per gli studiosi e ha già dato adito ad un dibattito piuttosto vitale. I lavori sul tema hanno sostanzialmente esplorato due direttrici di ricerca. La prima è un approccio in termini di confronto concettuale su temi come il rapporto tra prassi e linguaggio, la natura del soggetto e l'approccio alla questione etica e morale. Dall'altra, una seconda direttrice ha esplorato da un punto di vista filologico e storico-filosofico le influenze esercitate dal pensiero di Wittgenstein sulla riflessione foucaultiana. Nel mio lavoro ho cercato di seguire un po' una terza alternativa. Sono cioè partito dall'ipotesi che le opere dei due autori in questione mostrassero delle affinità strutturali attinenti cioè all'architettura complessiva del loro pensiero filosofico. Tale affinità, come dicevo, sono costituite da una comune ridefinizione del concetto di critica e di quello di soggetto, dove questa doppia ridefinizione in realtà è strettamente correlata, come vedremo. Sia Wittgenstein che Foucault pervengono cioè a partire da un comune obiettivo di riformulazione del progetto critico kantiano ad una stessa concezione della critica filosofica che in entrambi si accompagna ad una conseguente ridefinizione anticartesiana della soggettività. Vediamole entrambe. Per quanto riguarda la prima, Wittgenstein e Foucault condividono una stessa concezione della critica come attività di trasformazione e costruzione sempre al contempo individuale e collettiva e dunque in ultima analisi etico-politica del sé e della comunità, che in uno stesso gesto denuncia la chiusura, la neutralizzazione o, per usare una categoria cara a Esposito, l'immunizzazione di questo stesso spazio di costruzione e cerca di riaprirlo costantemente.
Entrambe rifiutano dunque la concezione tradizionale di tenore fondamentalmente epistemologico della critica come analisi della legittimità dei fondamenti della conoscenza, per una concezione propriamente politica della critica come attività creatrice di significati e di forme di vita individuali e collettive. Si tratta, per intenderci, di quello che Chantal Mouffe ha definito come la differenza tra l'illuminismo epistemologico e l'illuminismo politico, e come lo stesso Foucault ha definito nei termini più precisi di una distinzione tra i concetti di critica e illuminismo nell'opera kantiana, dove il primo identifica l'attività critica che si fonda su una verità universale, nell'esempio kantiano naturalmente le condizioni trascendentali della conoscenza, per porre la questione della legittimità di un sapere o di una pratica; il secondo, l'idea di Aufklärung, identifica piuttosto la critica come rifiuto dell'eteronomia della ragione e dell'obbedienza, e dunque come, cito da Foucault, il movimento attraverso il quale il soggetto si dà il diritto di interrogare la verità sui suoi effetti di potere e il potere sui suoi discorsi di verità. In Foucault, tale concetto di critica risulta un po' l'esito definitivo della sua ricerca filosofica tout court, che può essere così definita in generale, nelle suggestive parole di Amy Allen e sulla base di una linea interpretativa ormai consolidata, come una critica della critica kantiana, una continuazione e trasformazione di quel progetto. Essa prende in considerazione diverse ipotesi, il pensiero del fuori, l'archeologia, il metodo genealogico, prima di pervenire all'ontologia dell'attualità come la sua versione più matura. In essa l'idea di critica prende appunto la forma di un'attitudine, di un ethos militante che, cito, non cerca di rendere possibile la metafisica infine divenuta scienza, ma di rilanciare quanto più lontano e quanto più ampiamente possibile il lavoro indefinito della libertà. Non dunque una teoria, una dottrina, né tantomeno un corpo permanente di sapere che si accumula, ma un'attitudine, un ethos, una vita filosofica, che si configura come lavoro di noi stessi su noi stessi in quanto esseri liberi, lavoro paziente che dona forma all'impazienza della libertà. Il gesto di rifiuto della critica, come è sempre Foucault, arte di non essere eccessivamente governati, corrisponde così all'attività irriducibilmente sperimentale della soggettivazione come costruzione e formazione etico-politica del sé, con l'assunzione di se stessi come oggetto di una elaborazione complessa e dura, e con quella volontà di eroicizzare il presente e di inventare se stessi che Foucault vede incarnata nell'opera di Baudelaire. L'ontologia critica di noi stessi critica così la tendenza alla cristallizzazione dei rapporti di potere in una data società, ponendosi lo scopo di riportare questi ultimi ad uno stato di mobilità tale da permettere la loro costante ridefinizione. È precisamente al progetto di quest'ultima che Foucault fa riferimento quando, nelle rare occasioni in cui si propone di descrivere esplicitamente la sua proposta, parla di una, cito, destabilizzazione apparentemente senza fine dei rapporti di potere, di un ipermilitantismo pessimista o ancora della necessità di essere contro la non consensualità, o quando sostiene, in uno dei passaggi a tal proposito più significativi, che, cito, la rimessa in questione delle relazioni di potere, dell'agonismo tra relazioni di potere e intransitività della libertà, sono un compito politico incessante, il compito politico inerente a ogni esistenza sociale. Bene, per quanto riguarda Wittgenstein, egli sviluppa per tentativi successivi, cristallizzati naturalmente nelle sue due opere fondamentali, il Tractatus e le Ricerche filosofiche, una critica terapeutica del linguaggio che non mira affatto a indicare un fondamento metafisico del significato, quanto a liberare il soggetto dalla necessità di un tale fondamento. Attraverso la presa di consapevolezza dell'architettura logica del linguaggio nel Tractatus e dell'uso concreto della lingua come origine del senso nel Wittgenstein maturo. Tale liberazione da questa necessità di un fondamento ha lo scopo di riconsegnarci i nostri significati come nostri, ossia in capo alla nostra responsabilità di continuare a produrli, a discuterli, a trasformarli, riportare le parole all'uso ordinario, tornare sul terreno scabro, il rough ground delle ricerche filosofiche, non significa altro che questo, ossia... essa così un orizzonte esplicitamente etico e in ultima analisi politico, perché mira a riconsegnarci la nostra capacità di espressione come produzione dei significati condivisi che caratterizzano le nostre forme di vita, sempre irrimediabilmente individuali e collettive. Essa al contempo denuncia la tendenza metafisica precisamente come chiusura di tale spazio di produzione e trasformazione, come alienazione dalle nostre capacità espressive, che scaturisce proprio dalla necessità di trovare un fondamento assoluto per i nostri significati, sollevandoci
dalla nostra responsabilità di produrli. Tale tendenza tuttavia ci aliena inevitabilmente, su questa cosa dell'alienazione, di una teoria dell'alienazione linguistica in Wittgenstein è tornata molto della critica marxista, molti dei lettori marxisti di Wittgenstein, una tradizione molto italiana che comincia con Rossi Landi e poi continua con Negri e Virno. Dicevo, questa tendenza ci aliena dalle nostre capacità di espressione perché presenta al linguaggio richieste impossibili che ne inceppano il funzionamento e facendolo girare a vuoto nell'immagine delle ricerche. I metodi terapeutici sviluppati da Wittgenstein hanno precisamente lo scopo di segnalarci questi impieghi filosofici e di mostrarne l'insensatezza, riportando così il linguaggio al suo uso ordinario e concreto. Ora, in entrambi, tale riformulazione del concetto di critica implica una presa di distanza netta dal soggetto metafisico cartesiano, come interiorità separata dal corpo, come fonte di certezza epistemologica, questi due fattori principali, e una ridefinizione della soggettività come processo di costruzione indefinita del sé sempre in rapporto con l'altro e con la propria forma di vita. Sia Wittgenstein che Foucault, in altre parole, definiscono una soggettività sempre al contempo espressiva ed esposta all'altro. Tale doppio carattere della soggettività risulta in modo evidente negli studi dedicati da Foucault all'idea di cura di sé e di estetica dell'esistenza. Se in essi il carattere espressivo del soggetto è dato dalla sua attività di costruzione della propria forma etica, quest'ultima, essendo sempre anche attività collettiva in rapporto all'altro, rende ragione del suo carattere esposto. In particolare la figura del parresiasta, quella in cui i due lati dell'espressione e dell'esposizione vengono a coincidere e a rappresentare così l'esempio un po' paradigmatico della teoria foucaultiana del soggetto. Per quanto riguarda Wittgenstein, il luogo in cui rintracciare nella sua forma più esplicita tale concezione del soggetto è naturalmente la famosa critica del mito dell'interiorità e del linguaggio privato che è contenuta nelle ricerche filosofiche, in cui all'idea di un'interiorità del soggetto in grado di costituire un fondamento stabile, un riferimento certo per il significato delle nostre parole, Wittgenstein sostituisce l'uso ordinario della lingua come attività espressiva di produzione dei significati delle nostre forme di vita, sempre esposta perché sempre irrimediabilmente collettiva e sociale, come scriveva Cavell. Il rapporto tra l'anima e la società è il tema delle ricerche filosofiche e incontro il sociale in ogni mia parola, in ogni mio silenzio. È da sottolineare come tale ridefinizione del soggetto sia in Wittgenstein come in Foucault una conseguenza diretta della loro riformulazione della critica kantiana. Se la critica è infatti ripensata non più come analisi dei fondamenti della conoscenza, ma nei termini di un'attività creativa di costruzione del sé e della comunità, essa implicherà inevitabilmente di ridefinire il soggetto come l'esito sempre in divenire di questa stessa attività. Più precisamente possiamo dire che la critica in Wittgenstein come in Foucault è finalizzata a riaprire la possibilità della soggettivazione e al limite essa in quanto ethos si confonde con questa stessa attività. E in ultima analisi questo è il risultato, insomma, del loro confronto critico con Kant e con Descartes, una sorta di triangolazione che entrambi operano nella loro opera nel loro confronto con la critica kantiana e col soggetto cartesiano. Ora, tale affinità strutturale permette di assegnare sia Wittgenstein che Foucault ad una linea minore del pensiero morale che Cavell ha definito con la categoria di perfezionismo. In particolare egli intende con perfezionismo una dimensione più che una teoria della vita morale che si occupa non della definizione di codici morali o di una casuistica rigorosa dei comportamenti, delle azioni eticamente accettabili, ma dello stato della propria anima, della forma del proprio sé. Esso identifica concretamente le riflessioni filosofiche, e in realtà non solo, che hanno cercato di pensare alla dimensione dell'etica come attività pratica, come attività artigianale di costruzione del sé e come assegnazione al sé di una forma. Risulta evidente da quanto abbiamo detto sin qui l'appartenenza tanto di Wittgenstein che di Foucault a questa linea, come d'altronde lo stesso Cavell ha notato, aprendo una prospettiva in cui anche una prospettiva di ricerca in cui il mio lavoro si è collocato e si colloca tuttora, è una prospettiva che è stata esplorata tra gli altri, insomma, da Donatelli qui in Italia, Lorenzini, Owen e Frédéric Gros. La nostra ricerca permette tuttavia di specificare questa appartenenza, mostrando come Wittgenstein e Foucault condividano più in particolare una riformulazione perfezionista della critica kantiana e del suo soggetto. Ora, tale quadro interpretativo complessivo permette questa, la mia tesi, di tornare sulla proposta politica foucaultiana specificandola in termini inediti.
In particolare la rilettura che propongo di Wittgenstein e di Foucault permette la definizione di una proposta politica normativa come esito convergente delle riconfigurazioni della questione critica kantiana in cui si sostanziano i loro diversi itinerari concettuali e che illumina di nuova luce l'orizzonte propriamente politico a cui l'opera di Foucault fa riferimento. Essa prende la forma di una politica democratico-radicale, il cui scopo è di riaprire costantemente lo spazio di ridefinizione e costruzione del sé e del comune, e che finisce alla fine per ridefinire il politico stesso come tale spazio di formazione e di discussione. Essa appare come l'esito politico del loro kantismo minore e perfezionista, corrispondendo senza residuo a quell'ethos illuministico che secondo Foucault rappresenta un modello di critica alternativo a quello epistemologico del criticismo kantiano, come dicevamo. Lungi dal costituire un rifiuto della modernità filosofica e politica, dunque, essa ne è piuttosto una strada alternativa che recupera la prima opzione di quel decalage tra Aufklärung e critica rintracciato da Foucault nella riflessione di Kant e rilancia l'eredità illuministica non come scoperta di verità universali sull'essenza razionale dell'uomo, qua abbiamo parlato prima di Gattungwesen e di secolarizzazione, ma insomma la strada di Foucault e anche di Wittgenstein è un'altra, appunto è questa, rilanciare l'eredità illuministica più come necessità di costruzione autonoma di noi stessi. Una razionalità politica forte, a mio parere, che può opporsi con successo a quelle proposte dagli autoproclamati eredi del razionalismo illuminista come Habermas, senza ricadere in alcuna opzione postmoderna. L'espressione più compiuta di tale proposta politica è da rintracciare nella genealogia foucaultiana delle pratiche parresiastiche. Riletta attraverso la chiave interpretativa che abbiamo proposto, infatti la parresia, e in particolare la parresia cinica, come sua forma paradigmatica, si configura come una prassi politica in cui l'espressione politica dei soggetti impedisce la cristallizzazione della polis in un'identità stabile, riattivando continuamente in essa il politico come lo spazio della sua ridefinizione e come il limite della sua chiusura identitaria. La sua polemica infinita con il nomos democratico, ossia con le leggi e le consuetudini della polis, ha in altri termini lo scopo di riportare la città democratica al suo principio, al politico non come fuori assoluto, ma come spazio liminare, o meglio come lo sfondo che precede la sua istituzionalizzazione e in cui si dispiega la discussione sullo statuto della comunità. L'esito di tale prassi politica non è dunque la costruzione di un'identità politica post-essenzialista, quanto di uno spazio politico peculiare, che si configura come un modello specifico di democrazia radicale. Tale modello si configura come una posizione singolare all'interno del dibattito contemporaneo sulla natura di una comunità politica post-fondazionale e di politiche democratiche alternative alla tradizione liberale. E tale specificità risulta al meglio se, prendendo le mosse da una tendenza recente della ricerca su questi temi, si adotta un punto di vista propriamente ontologico-politico per analizzare le diverse posizioni in gioco. In un recente sforzo di sistematizzazione concettuale di questo dibattito, Thunder e Thomassen hanno proposto di descriverne alcune delle opzioni come teorie democratico-radicali basate su un'ontologia della mancanza. I due autori definiscono tali teorie come generalmente ispirate all'opera di Lacan e caratterizzate dal punto di vista ontologico dalla teorizzazione, cito, di una mancanza non simbolizzabile al cuore di ogni soggetto di sistema di significazione, identificandovi soprattutto le posizioni di autori come Laclau e Stavarkakis. Marchart, dal canto suo, ne ha proposto una specificazione concettuale che ha determinato al contempo un ampliamento del novero di autori e di proposte teoretiche che essa è in grado di descrivere e che risulta particolarmente utile per i nostri scopi. Secondo Marchart, il concetto di mancanza che connota tale ontologia sarebbe accompagnato dalla teorizzazione di una negatività produttiva che comporta una ridefinizione della mancanza stessa nei termini seguenti. Cito, la mancanza o il buco nel cuore dell'essere non dovrebbe essere misinterpretato come una forma neutra o indifferente di vuotezza, essa è piuttosto un'istanza che esercita un potere costruttivo di negazione che è costitutivo rispetto all'essere. Possiamo dunque definire la mancanza nella sua dimensione più generale come il nome di un'assenza costitutiva della presenza e operativa al suo interno. In altre parole, esattamente l'assenza del fondamento dell'essere che diventa il solo fondamento disponibile. Bene, sulla base di tali considerazioni, sviluppate poi da Marchart nell'idea di un'ontologia politica post-fondazionale che
raccoglie diverse forme di politicizzazione della differenza ontologica heideggeriana. Egli ha potuto identificare come teorici di una democrazia radicale della mancanza non soltanto Laclau, ma anche tra gli altri Badiou, Žižek, Mouffe e Lefort. In tutti questi autori, la concezione della negatività come mancanza permetterebbe la ridefinizione dell'attività politica in generale come affermazione del negativo, prendendo a seconda dei casi la forma di diverse politiche dell'evento, come in Badiou o in Žižek, dell'egemonia, come in Laclau o in Mouffe, o dell'istituzione simbolica, come in Lefort. La riformulazione proposta da Marchart dell'idea di ontologia politica della mancanza tende così a coincidere, per quanto non compiutamente, con ciò che invece Esposito ha di recente definito paradigma istituente, un paradigma ontologico politico ricondotto alla figura tutelare di Lefort e caratterizzato dalla natura e dalla teorizzazione, scusate, del politico, scusate, caratterizzato dalla natura irriducibilmente conflittuale dell'essere sociale e dalla conseguente determinazione del politico come gesto di istituzione di tale antagonismo, in cui cioè la politica funziona affermando una mancanza, cioè l'impossibilità da parte del corpo sociale di corrispondere con se stesso in quanto tagliato da un conflitto inevitabile, e in quanto si configura come attività che mette in forma tale conflitto, rendendolo infine consapevole e permettendo così alla società di riconoscersi come tale, cioè segnata da prospettive opposte e cosciente della sua parzialità. Ora, appare subito evidente come il modello condiviso da Wittgenstein e da Foucault diverga da questo novero di posizioni, in quanto in esso il ruolo del negativo è giocato piuttosto dal politico in quanto sfondo e non da una mancanza. Ciò nonostante esso non risulta nemmeno accostabile alle altre famiglie di opzioni ontologico-politiche che le classificazioni che stiamo utilizzando e in parte sovrapponendo per aumentarne il potere euristico di descrizione prevedono. Da un lato, infatti, esso non può affatto essere descritto nei termini di quella che Marchart e Thunder Thomasson definiscono ontologia politica dell'abbondanza e sovrapponibile a ciò che Esposito chiama invece paradigma costituente. Si tratta di quelle posizioni ispirate in larga parte alla speculazione di Deleuze, la cui ontologia politica enfatizza reti di materialità, flussi di energia, processi in divenire e modi di affermazione sperimentale, e in cui di conseguenza il fenomeno della positività e della sovrabbondanza dell'essere è ritenuto ontologicamente prioritario rispetto al fenomeno della mancanza della negatività, configurando la politica democratico-radicale come un potere costituente in cui, cito da Esposito, la potenza infinitamente produttiva dell'essere risolve ogni stato nel suo divenire dissolvendolo in quanto tale. Il motivo di tale incompatibilità a livello ontologico-politico giace naturalmente nell'enfasi che tanto in Wittgenstein quanto in Foucault è assegnata al limite, alla finitudine e che costituisce una negazione evidente di ogni concezione vitalista e sovrabbondante dell'essere. Tale divergenza provoca due visioni contrapposte della prassi politica. Se da un lato essa riporta costantemente la comunità allo spazio politico come al limite della sua totalizzazione identitaria o allo sfondo della sua istituzionalizzazione, dall'altro invece funziona piuttosto liberando l'infinita potenza produttiva e desiderante di un essere sociale che eccede ogni identificazione e ogni istituzionalizzazione. Il caso paradigmatico è naturalmente quello di Negri, tanto più che egli ha, come noto, fondato parte della sua riflessione su una peculiare interpretazione vitalista del concetto foucaultiano di biopolitiche. La distanza del nostro modello da questa linea deleuziana è equivalente, d'altro canto, a quella che lo separa da ciò che Marchart ha definito ontologia della differenza e che piuttosto chiaramente riconducibile a quella che nella lettura di Esposito è invece definito come paradigma destituente. Se il primo, Marchart, vi riconosce soprattutto l'opera di Derrida, basata sull'idea di différence come categoria ontologica anteriore sia alla mancanza che all'abbondanza, sia alla presenza che all'assenza, definibile come il costante differimento della presenza piena, il gioco costante tra presenza e assenza, che rende semplicemente impossibile il raggiungimento sia della presenza piena, della totalità, sia della piena assenza, cioè della mancanza radicale. Il secondo tende piuttosto a vedervi la posizione ontologico-politica heideggeriana e di alcune interpretazioni politiche della differenza ontologica, nettamente distinte da quelle individuate da Marchart nell'alveo dell'ontologia della mancanza. Esposito vi riconduce i paradigmi cioè, le riflessioni di Weil, di Agamben, di Schürmann e di Nancy. In entrambi, tuttavia, tale insieme di posizioni conduce ad una disattivazione indefinita del gesto politico in quanto tale, come unica possibilità paradossalmente impolitica di emancipazione.
In esse, in altre parole, non si tratta di affermare il negativo, ma di sottrarsi ad ogni affermazione in un'attività destituente che, cito, non fa che dire l'impossibilità di rappresentare politicamente il bene, la giustizia o il valore, e che cerca così di abitare politicamente la differenza ontologica, superando la necessità metafisica di un fondamento dell'identità e della prassi politica attraverso una sospensione generale di ogni identificazione di ogni opera. Non potrebbe esserci scarto maggiore tra una prospettiva come quella appena descritta, il cui esempio contemporaneo più celebre naturalmente è Agamben, e quella che qui difendiamo. Se infatti per Agamben il negativo è una differenza in cui l'essere si sottrae, in Foucault come in Wittgenstein è uno sfondo come spazio di creazione e di affermatività. Di conseguenza, se per il primo la politica è l'opera che è necessario disattivare infinitamente dall'interno per preservare quella differenza, per i nostri autori, al contrario, è quella dimensione di costruzione del sé, del comune, che è sempre necessario riattivare affinché i soggetti possano perseverare nelle loro pratiche sperimentali di libertà. La proposta politica che stiamo descrivendo sfugge insomma alle principali alternative concettuali che si contendono con l'ontologia della mancanza, l'egemonia del dibattito contemporaneo. In altri termini, nelle parole a tal proposito riassuntive di Simona Forti, perfettamente valide per il nostro paradigma, cito, l'aspirazione di Foucault non è quella di costruire un soggetto collettivo che restaurerà il bene politico nella storia, né un'utopia negativa o comunità inoperosa, Agamben. La sua non è una ricerca per una identità multipla e infinitamente nomadica, Negri. Foucault cerca piuttosto la via verso una possibile rivoluzione etica, la singolare rivoluzione di un bios che riesce a diventare un ethos e di un ethos che può diventare praxis, la pratica di un continuo esercizio di libertà. Tale serie di smarcamenti concettuali non implica tuttavia, a nostro avviso, di pensare al paradigma wittgensteiniano-foucaultiano come una posizione perfettamente isolata, se non altro perché le distanze che abbiamo tracciato non risultano affatto equivalenti tra di loro. In particolare, sebbene senza dubbio eterogeneo rispetto alle ontologie della mancanza, il modello che stiamo descrivendo definisce d'altronde in modo altrettanto indubitabile un rapporto affermativo con una negatività, evitando sia di concepire una pura affermatività ontologica, sia una rinuncia a qualunque forma di affermazione del negativo stesso. L'impressione è dunque che esso risulti in parte compatibile sia con la riformulazione proposta da Marchart del concetto di ontologia della mancanza, sia con l'idea espositiana di paradigma istituente. Più in particolare, un po' una provocazione, ma esso sembra delineare all'interno di questa famiglia di posizioni un'opzione in cui gli esiti inevitabilmente immunitari, ossia gli effetti di chiusura, di sutura del gesto che istituisce l'identità politica, vengono eliminati. In esse infatti il negativo che viene affermato non è una mancanza che configura la prassi politica come un lavoro di sutura attraverso un'identità che, seppur parziale, provvisoria, appare inevitabilmente escludente, quanto uno sfondo che la prassi politica riattiva costantemente come dimensione in cui i soggetti possono continuare a esprimersi e a produrre i significati che danno forma al sé e alla comunità, senza per questo ricadere nella presupposizione di un'ontologia senza negatività, o, al contrario, rinunciando all'affermazione istituente tout court e tendendo in questo modo tale paradigma verso una interpretazione risolutamente radicale. Foucault e Wittgenstein costituiscono dunque i nomi di un'opzione filosofica politica che taglia l'attuale dibattito sul futuro della democrazia e sulla natura della comunità da una prospettiva inedita, delineandovi, a mio avviso, una posizione di assoluta originalità. Grazie. Allora, grazie ad Andrea Di Gesu per questa esposizione, dalla quale io traggo due considerazioni preliminari. Al di là del fatto che l'aver messo in dialogo Wittgenstein e Foucault sul concetto di critica, quello di soggetto, che a me ha fatto pensare a forse Wallace, e mi piacerebbe capire se lui, diciamo così, si è occupato anche di questo tema, ma a parte questo lo lasciamo da parte, io direi che l'impressione che ho avuto da questa mattinata di discussioni è che le varie relazioni hanno tentato di andare alla ricerca, sono andate alla ricerca di una ridefinizione del politico o della sua impossibilità, e che questo, diciamo così, in qualche modo le accomuna, con una peculiarità dell'ultima relazione che ha, secondo me, evidenziato il fatto di collocarsi dentro un gioco linguistico,
ben definito, all'interno del quale ci sono dei tasselli che si possono modificare e spostare, identificando così posizioni diverse, ma per cui la domanda preliminare è: ma questa ridefinizione dei tasselli ci dà modo anche di porsi una domanda complessiva sul gioco linguistico all'interno del quale siamo? Provocazione. Provocazione sulle provocazioni, diamo spazio al dibattito. Se vieni qui sempre vieni qui per favore, se no non ti sentono. Molto interessante, io voglio un pochino provocare, voglio un pochino sfruculiare. Allora, intanto ho la sensazione che, forse sbaglio, che ci sia una valorizzazione cospicua dell'ultimo Foucault, cosa che mi trovo d'accordo peraltro, personalmente così non lo dico, lo preferisco, però insomma, ma sarà anche perché Baudet è stato fra i primi, ho seguito dei corsi, cioè quando ho seguito i suoi corsi lui portava molto su Baudet, sulla storia della sessualità, sul tema della cura. Cioè poi dopo tutto questo fu, allora Foucault era questo negli anni 80, prima dei corsi, poi è stato un po' oscurato, diciamo, dalla biopolitica. Però volevo capire questo, ecco, cioè è il Foucault della biopolitica, è il Foucault della cura di sé, è il Foucault morale, diciamo. Perché questo cerca l'idea di una politica fondata su questa virtù morale del cercare la verità, del dire la verità soprattutto, e anche del conoscere però il limite, il proprio limite, cioè curare la cura di sé significa anche la cura del proprio limite, insomma, no? Quindi il primo punto questo, chiaramente è stimolante la connessione con Wittgenstein, poi non sono autori miei, quindi, però mi chiedo il punto di aggancio, cioè sono proprio sovrapponibili o comunque c'è un aggancio forte, oppure si tratta di una giusta posizione che ha, come dire, che certo si basa su una, così, una deessenzializzazione, no? Una desostanzializzazione che c'è in entrambi, però sono anche due parabole molto diverse, insomma, ecco, non so se si riesca poi a cavarne un paradigma unico, ecco, unitario. Poi, vabbè, la questione più grande è il rapporto di questa democrazia radicale, che di tutte le declinazioni è quella, sicuramente questa, quella che è alternativa a quella negriana, tutto l'elenco che Simona fa alla fine, no? Però diciamo c'è un problema che è la Wirklichkeit, cioè il rapporto con la realtà effettuale, il rapporto con, per esempio, con i ceti popolari, col popolo inteso come ceti popolari, quelli dovrebbero essere i protagonisti, che lo erano nella costituzione materiale mortatiana, dello stato delle masse, dello stato pluriclasse. Cioè, per essere più chiaro, cioè più esplicito, questo paradigma ha presa, riesce a aver presa sulle questioni reali, drammatiche che abbiamo di fronte, da appunto il disfacimento del popolo e però anche la rivendicazione di una sorta di sovranità negativa che nasce dall'avvertimento di un'espropriazione sociale e politica. Da un lato, e dall'altra con le questioni, per capirci, chiamiamole geopolitiche e geoeconomiche, con ritorno in grande stile del politico come guerra, e anche guerra totale, impossibilità della neutralità addirittura, tutto viene buttato là con una faciloneria incredibile, dico anche dai protagonisti, dagli soggetti politici o parapolitici, come se fosse non fosse problematico, ma stiamo parlando di, come dire, della destrutturazione
di una serie di argini che hanno reso impossibile la totalizzazione dell'ostilità, o perlomeno frenato. Ecco, rispetto a tutto questo, questo per arrivare alla democrazia radicale, così inteso che già è, appunto, avendo questa base, da un lato avendo questa base morale veritativa, dall'altro e comunque di un'apertura continua delle soggettività, no? E dello spazio delle soggettività, è sicuramente più, insomma, è una via difficile, ma non in politica, ecco, no? o metapolitica, non c'è una possibile politica alternativa, però mi chiedo, non banalmente, qual è il rapporto con la realtà, cioè non è una non sto avanzando una contestazione in base, sulla base di una sorta di trivialità, di realismo triviale, sto dicendo che la realtà, non a caso ho usato Wirtegaard, la realtà effettuale è una produzione complessa, ecco, dentro cui stanno le stesse soggettività, non è che le possiamo scorporare, ecco, e che è fatta anche di elementi, per esempio di elementi identitari, artificiali, ma che forse sarebbe bene sottrarre alla destoricizzazione, no? Perché altrimenti rischiamo di non vedere le identità che ci vengono addosso, usate politicamente, polemicamente, e comunque anche di non sapere bene in cosa consistiamo, per me è un problema. Invece in politica bisogna saper rispondere alla domanda chi siamo. È chiaro che siamo il prodotto di un processo, cioè di un artificio, però sono anche accumuli di artificialità. E comunque destoricizzare è un'operazione non innocente politicamente. Allora, se si vuole, per dirla ancora, la democrazia radicale è storica o fa parte del processo di destoricizzazione e quindi in ultimissima istanza temo di spoliticizzazione che attenzione non crea uno spazio irenico, crea lo spazio di una politica indiretta, cioè di una polemicità indiretta, infatti c'è il moralismo. Cosa trionfa al posto della politica? La pseudomorale, il moralismo, no? Con cui si giustifica di solito la violenza o irresponsabilmente. Non dico che sia il suo obiettivo, dico, cioè, vedo quali sono gli argini o gli antidoti, diciamo così, perché questa proposta non sia catturata da questa potente tendenza che ha dalla sua anche dei vettori, compresi quelli tecnologici, finanziari, che sembrano spingere tutto nel senso della fuga dalla storia, fuga dal nucleo duro della politica, che è il nucleo sostanziale però della virtualità. Vabbè, è una critica hegeliana, il che è paradossale, non c'è la pure. Però insomma, l'idea è che queste cose, con questi autori e questi paradigmi, ci dobbiamo fare delle cose in qualche modo, l'idea è questa. Sì, no. Se ne vedo, non c'è lo schermo del computer Allora, sì, grazie innanzitutto. Dunque, il confronto, portiamo proprio alla base, il confronto Foucault-Wittgenstein. Ora, è vero che questo confronto Foucault-Wittgenstein si pone su delle basi solide che sono state definite, diciamo, da Davidson, Loger, a partire da Cavell, che però da un certo punto di vista rimangono, il confronto rimane ancora da un punto di vista metodologico aperto, diciamo indeterminato. E proprio nel momento in cui, a partire da questo confronto, procedi verso la definizione di una proposta, di un paradigma politico, secondo me, ecco, deve essere ragion di più per porre, come dire, delle basi metodologiche molto salde tra il confronto tra due autori che comunque appartengono a due universi di pensiero molto differenti. Quindi la mia domanda è questa. Ho già notato, diciamo, questa tua prospettiva metodologica nell'abstract e vedo che l'hai riaffermata. Tu parli di affinità strutturale. Quindi la prima domanda è questa. Cosa intendi per affinità strutturale? E ha parlato di architettura complessiva del pensiero, quindi di due autori. In che modo definisci proprio questa espressione affinità strutturale? E in cosa è diversa da quello che hai chiamato un confronto concettuale oppure la costruzione di un sistema di influenze di un autore sull'altro? C'è
cioè perché affinità strutturale e non semplicemente, come dire, affinità tematica sulle questioni della critica e della soggettività, oppure di, come dire, finalità filosofica, perché stiamo comunque parlando di due autori che hanno un universo di pensiero molto diverso e anche una metodologia interna diversa. Quindi si può parlare di affinità strutturali tra due autori che comunque arrivano a uno stesso magari intento filosofico politico, stesso forse no, un analogo intento filosofico politico nonostante un procedimento per giungervi così radicalmente diverso? Queste sono un po' delle domande a cui forse occorre rispondere proprio per rafforzare, diciamo, la proposta generale di definizione di una progettualità politica affine tra gli autori. Io sì. Grazie Andrea. Io avevo due domande, ma ne faccio una sola perché non abbiamo molto tempo. Volevo chiederti, proprio alla fine, hai parlato di questo modello di democrazia radicale che vedi all'opera, no? Nella filosofia politica di Foucault. Ti volevo chiedere quali erano le differenze, secondo lui, secondo te, tra appunto le principali opzioni democratico-radicali, no? nel dibattito contemporaneo, a cominciare dalla Clau. L'hai un po' accennato, però insomma, se c'è il tempo, tornarci. E poi, brevemente, che rapporto c'è tra la tua interpretazione politica di Foucault con quelle più tradizionali, no? Diciamo quelle di ascendenza deleuziana, no? Che invece tendono a considerare Foucault appunto come un esponente della politica dell'immanenza. Grazie. Sentiamo anche la domanda di Alberto. Grazie, faccio brevissimo anch'io. Andrea, ti ringrazio per la tua relazione, ma non voglio perdere tempo. Hai fatto riferimento en passant al tema del linguaggio, con particolare ricorso, va da sé, a Wittgenstein. Mi interesserebbe capire se costruisci in qualche forma un legame più organico tra la riflessione wittgensteiniana sul linguaggio e il discorso successivo politico, ontologico politico. Conosco la tua tesi, come sai, ma mi interessa che tu, se hai tempo, riarticoli la questione qua. Linguaggio e ontologia politica. Tanto grazie per le domande, tutte molto interessanti e davvero molto stimolanti. Allora, innanzitutto la prima questione è, io credo che ci sia, come dire, il riferirsi, se ho capito bene la domanda, riferirsi ad un dibattito che torna da un punto di vista un po' inedito sul novero delle posizioni disponibili, no? Sulla questione di che cosa può essere una democrazia radicale, non liberale, eccetera, abbia naturalmente un certo grado di autoreferenzialità nella misura in cui si utilizza dei riferimenti storico-filosofici molto molto marcati, un dibattito non vagamente astratto. Mi sembra, anche se accolgo la provocazione, che però sia effettivamente un modo di tornare su tanti autori illuminando un po' la geometria delle posizioni che compongono, che abbia anche un riferimento al reale, non solo al dibattito filosofico. Poi questa è un po' la speranza di chi fa questo mestiere qui, secondo me. Quindi, non sempre funziona, però credo che ci sia un riferimento reale, insomma, non solo un riferimento storico-filosofico in generale. Poi, su invece sulla questione, sulle questioni che poneva il professor Preterossi, dunque, naturalmente è il Foucault della cura di sé, molto rapidamente e in maniera anche molto tranchant,
E la mia lettura cerca, appunto, lei diceva a un certo punto Foucault era per eccellenza il Foucault della cura di sé, era il Foucault degli ultimi volumi della storia della sessualità, e che però, insomma, anche per ragioni filologiche era interpretato come un ripiegamento etico, sì, morale di Foucault, e quindi un po' un abbandono del politico. Ecco, l'operazione che io cerco di fare è proprio quella di politicizzare il Foucault della cura di sé attraverso, perché secondo me a un certo punto Foucault rivela l'esito politico, l'orizzonte politico delle sue ricerche sulla cura di sé proprio confrontandosi con la democrazia antica e con il rapporto tra verità e democrazia, e in questo senso sicuramente mostra l'orizzonte politico che stava dietro quelle ultime ricerche. Ma non solo, questa è una tesi più forte, secondo me arriva anche finalmente ad un concetto di politico che gli mancava. E quantomeno la prima formulazione della biopolitica, insomma, diciamo che fino al 76, fino al primo volume della storia della sessualità, abbiamo da un punto di vista politico, abbiamo un Foucault appunto che ogni tanto torna su un vitalismo come poteva essere l'orizzonte nicciano di Storia della follia, della prima edizione di Storia della follia, o questa dimensione di guerra di cui parla ogni tanto nei primi corsi al Collège de France, o appunto la prima definizione della biopolitica, questa vita che si sottrae, che resiste e che ha dato adito alle interpretazioni politiche di Deleuze, di Ravel, eccetera. E a mio parere sono entrambe delle opzioni che forse abusando un po' delle categorie interpretative di Esposito, restano o in politiche o appunto dissolvono la politica nell'ontologia, mentre solo nell'ultimo Foucault che arriviamo a mio parere a cogliere la realtà del politico. D'altronde non è un caso che a un certo punto, cioè così dal nulla quasi, nell'ultimo penultimo corso al Collège de France, a un certo punto Foucault fa riferimento all'Effort in maniera molto critica, dice io parlo di politica, non parlo del politico, però al contempo non aveva mai parlato di politica, proprio del termine politica, riflettendo un po' sulla, in un contesto in cui riflette sulla sulle strutture proprio fondamentali della democrazia greca, della democrazia ateniese. E a mio parere, poi questa è una cosa che diceva già Laura prima, in maniera molto pertinente, secondo me, parlando con Bianca, c'è la politica della verità, forse, però è sempre verità come alterità, e nell'ultimo Foucault. E questa è una differenza fondamentale, nel modo di vedere, da tanti punti di vista, soprattutto perché bisogna capire che cos'è questa verità come alterità, e a mio parere, nella mia interpretazione, naturalmente la verità come alterità corrisponde a quella provocazione parresiastica con cui il conformismo, a cui la comunità politica inevitabilmente tende da un punto di vista morale, moralistico, da un punto di vista istituzionale, cioè quindi come sua istituzionalizzazione e come sua cristallizzazione su un conformismo retrivo, diciamo, è una tendenza che solo la provocazione che mostra che la verità è sempre l'altro, cioè che la verità è sempre piuttosto lo spazio in cui ridiscutiamo dello statuto del nostro vivere comune, a essere centrale in questa elaborazione di una politica democratica nell'ultimo Foucault. Metto insieme le due domande su giusta posizione o sovrapposizione e quella che mi facevi tu, Laura, su affinità strutturale, architettura complessiva. Io credo che, almeno a mio modo di vedere, la base metodologica del mio raffronto mostrare come e quindi che cosa intendo per architettura complessiva, per affinità strutturale, e al contempo perché parlo in realtà né di giusta posizione né di sovrapposizione, ma proprio di una convergenza a livello strutturale nelle opere filosofiche dei due autori,
è che, come dicevo all'inizio, la loro opera, la loro riflessione, beh, è una tesi molto, molto forte se volete, però la loro riflessione tout court può essere intesa come un confronto con Kant, che ruota intorno alla ridefinizione della critica e che per o come esito di questa ridefinizione della critica ridefinisce il soggetto. Dietro ci sta l'idea che loro non siano nemmeno gli unici a farlo, cioè che esistano altre modalità di confrontarsi con la critica kantiana, con lo stesso esito perfezionista che io per esempio vedo all'opera, ci sto lavorando adesso, in un certo Adorno, per esempio, nell'Adorno della minima moralia, per esempio, della dialettica negativa, e naturalmente sono tutte posizioni radicalmente anti-hegeliane, questo è chiaro da questo punto di vista, però... Certo, beh, chiaramente può essere sempre un rovesciamento, beh, no, come dire. Beh, allora anche dei Reich del suo Hegel, insomma. Sì, sì, no, certo, beh, è sempre un confronto che come dire, è aperto alla sua condizione di possibilità nell'hegelismo, questo è chiaro, e anzi, è proprio una risposta in una certa misura all'hegelismo. E quindi per me quella base metodologica solida è data da questa idea che Foucault e Wittgenstein siano... si impegnino in un confronto inedito con il concetto di critica filosofica, arrivando a degli esiti convergenti. Ancora di più che non siano gli unici a farlo e che si disegni quindi una sorta di linea che si confronta con Kant in modo molto diverso sia rispetto all'opzione fenomenologica, sia rispetto all'opzione del neocantismo, non so, di un Cohen, della scuola di Marburgo, che boh, mi piacerebbe continuare a studiare, però che secondo me costituisce una base metodologica forte. Sulle questioni più, la questione più spinosa, come parla alla Wirklichkeit questo modello di democrazia radicale? Beh, secondo me l'attacco più immediato è che questa idea di democrazia radicale, questa idea di non di riaprire la democrazia come processo egemonico, come potrebbe dire la Clau, questo per rispondere alla tua domanda, Rita, ma di riaprire la democrazia come spazio di discussione, come spazio di ridefinizione costante delle nostre società, è una risposta alla tendenza che quella che Colin Crouch chiama post-democrazia, al divenire tecnico, al divenire tecnocratico delle società democratiche occidentali, che poi è contemporaneo al... Ma ce la fa! Cioè, il punto è che quella tendenza là è diventata talmente poderosa che è chiaro che poi si va a cercare l'egemonia, cioè si va a cercare un qualcosa che sposti i rapporti di forza, che almeno bilanci. Certo. Perché dire ridefinire, uno poteva anche dire, ma qua non è tanto diverso da Habermas, però Habermas fa fatica. Allora, non è. E mi rendo conto che è una provocazione. No, ma questa è una bella provocazione. Lo dico anche a me stesso, con l'invenzione del politico. Cioè, non è che sì, anch'io ero per questo, però mi sa che ora bisogna da tempo apprezzarsi. Ma questo è infatti una lotta più aspra. E questo è il dibattito, e questo è il dibattito insomma, interessante, cioè il dibattito che cercavo di descrivere alla fine è allora Foucault secondo me può essere letto come ed è una terza alternativa se volete rispetto sia a chi ha tentato di leggerlo in chiave marxista, chi ha tentato di leggerlo in chiave deleuziana, un po' le due strade grosse di politicizzazione di Foucault, no, se volete. Questa è un po' una terza alternativa che cerco di costruire. Vedi come sono hegeliano anch'io poi alla fine, sono sempre semplicemente una triade di posizioni naturalmente, ma il vero dibattito secondo me e quindi in cui queste questioni qui molto teoriche toccano l'attualità è come reiniettare nella post-democrazia del politico. Allora, insomma, le due grandi opzioni per la prima sono quelle che dicevo prima, cioè a parte Agamben e semplicemente rifiutare in modo messianico, hippie, il confronto con la realtà politica, se no abbiamo da un lato è appunto l'egemonia, cioè la tradizione gramsciana e clausiana di appunto riaprire il politico come
come costruzione di identità egemoniche, no? Poi in senso post-metafisico, post-essenzialista, però ecco, quella è l'opzione, oppure riaprire il politico come appunto, come dire, riportare la democrazia al suo principio, direbbe Balibar, ha detto Balibar parlando di Foucault, e riportare quindi la democrazia a questo spazio in cui ritorna a essere tale, ritorna a essere quella discussione in cui il posto del politico, il posto del potere è vuoto, e però non c'è, l'importante è riaprire quello spazio e non riattivare anche la lotta egemonica per occupare il posto vuoto. Qua faccio riferimento alle Four perché secondo me c'è la differenza interessante tra Foucault e le Four, e che Foucault intuisce è proprio che cioè per lui il conflitto non è questo antagonismo che deve essere messo in forma simbolicamente, con un gesto un po' hegeliano, diciamocelo, lacaniano hegeliano, scusate. Ma per Foucault è proprio è la possibilità sempre rischiosa, sempre esposta, sempre pericolosa, in cui però ritorniamo a soggettivarci, in cui lo spazio della soggettivazione collettiva soprattutto ritorna a essere aperto. Allora, secondo me il problema di questa prospettiva non è tanto il rapporto con non è tanto il rapporto con la Wirklichkeit, quanto quello con appunto con il popolo, effettivamente. Ecco, sicuramente il punto non è creare un'identità politica non essenzialista, ma un'identità politica forte, ma destrutturare costantemente l'identità. È destoricizzare questo? Secondo me no, perché è più evenemenzializzare la storia, come direbbe pure Foucault, peraltro. E qua, però almeno è bello che siamo arrivati a parlare delle cose molto concrete che stanno dietro a questa prospettiva qui. Secondo me in Foucault non si può fare, adesso sto andando troppo lungo, posso ancora un minuto? Ok, secondo me in Foucault non si può fare perché con Foucault non si può fare perché in un qualche senso la critica del potere rimane un po' alternativa alla critica dell'economia politica, lui cerca in tutti i modi di metterle insieme. In alcuni momenti meno, in alcuni momenti di più, soprattutto in sorvegliare e punire, dove dice insomma le discipline sono l'accumulazione politica che accompagna l'accumulazione primitiva. Quindi, però è una roba che rimane, è un progetto teorico che rimane sempre incompiuto, e secondo me è incompiuto per lo stesso motivo per cui c'è stata una divisione tra anarchici e comunisti nella Seconda Internazionale. Non può essere una, come dire, questo per me è un problema, politicamente anche, ma personalmente è un problema il fatto che non si possa pensare all'economia politica con Foucault. Quindi è una prospettiva politica che va in qualche modo integrata con un discorso sull'economia politica, sulla classe, eccetera. Non credo che l'alternativa possa essere però semplicemente un nuovo populismo, ecco, perché non so nemmeno se anche questa sia un'opzione, se poi portata al suo estremo, che risponda al problema della classe, al problema dell'economia politica. Anche è un'altra posizione che ha questo problema, è la critica, insomma, anche di Negri alla Clau. Niente, termino sulla domanda di... perché la domanda di diritto ho già risposto più o meno in questo discorso, quindi su linguaggio e politica in Wittgenstein. Allora, io non ho avuto minimamente tempo di fare i riferimenti che avrebbero dovuto essere fatti, però insomma, alla fine del Tractatus, quando Wittgenstein parla di questo, per dire che un riferimento che avrebbe dovuto essere fatto è che Wittgenstein è esplicitamente kantiano, soprattutto nel Tractatus, quando si confronta con Mautner, che era un post-kantiano, diciamo, che un filosofo del linguaggio post-kantiano dell'Austria,
degli stessi anni di Wittgenstein, si riferisce a un altro, a tutta una serie di dibattiti che cercano di risolvere intorno, diciamo, alla contrapposizione tra fatto e valore in Kant, ed è questo, insomma, come dire, il campo di problemi che lui eredita e nel quale si pone con la critica della logica, e c'è da fare tutto un discorso sulla storia della logica e la dicotomia un po' tra una tradizione kantiana e una tradizione empirista, e lui si mette risolutamente in una tradizione kantiana contro, per esempio, Russell. Però queste sono cose tecniche, anche piuttosto noiose. Sulla questione del legame tra linguaggio e politica, l'interpretazione di Cavell è fondamentale, perché mostra come l'uso ordinario, a cosa serve ritornare all'uso ordinario, a cosa serve riportare le parole all'uso ordinario, serve ad uno scopo che è in ultima analisi etico. Poi il passaggio al politico deriva dal fatto che, e su questo secondo me questa è la lettura di Cavell, naturalmente Wittgenstein non è esplicito in questo, ma perché ha ragione, perché se la creazione, come dire, se la formazione del sé, se l'effetto terapeutico della critica filosofica, che ha come scopo appunto riaprire la possibilità di costruzione etica del sé, è nel linguaggio, ha come mezzo fondamentale il linguaggio, allora non può essere privato. Se non può essere privato, è una dimensione irriducibilmente collettiva. Niente, direi che basta così, perché anche bene. Benissimo, allora grazie, è stata una bella mattinata, bellissime relazioni, mi sembra anche per gli spazi consentiti una bella discussione. Noi ci vediamo domani mattina, oggi pomeriggio comincia il seminario di Roberto Esposito, quindi insomma abbiamo tanto da fare questi giorni. Bene. A domani. Grazie.